casa. Questo esercizio era l'inno del Giulio, l'inno della comunità. Che merda. Creato per il finale anniversario. Eseguiamo l'inno nazionale. L'inno nazionale, per favore, ci alziamo in piedi, ragazzi. Ringrazio nel frattempo gli sponsor di questa giornata, coloro che ci hanno aiutato a allestire l'evento di quest'oggi. Li trovate proiettati insieme ai loghi, al logo del Newton, il logo dell'annullo filatelico, il comune di Varese che ha dato il patrocinio, Stamperia Menzago, Rotary Varese, Diego Troger, Rete 55 con l'editore Pietro Albertalli, che ringrazio molto perché ha reso possibile la diretta. Noi siamo in diretta, ragazzi, in diretta su Rete 55 per l'importanza di questo evento di quest'oggi. Un bel saluto anche al web. Nel frattempo arrivano gli ospiti a cui do il benvenuto ancora. Invito qui con me un caro amico che segue la nostra scuola da anni, fin da quando nel 2017, lo ricorderò tra un pochino quando faremo la storia dell'ITIS, ci ha aiutati a realizzare un bellissimo evento intitolato I valori dello sport. Voi ragazzi non c'eravate quel giorno, quasi nessuno di voi c'era quel giorno in questo stesso luogo. È stata una giornata grandiosa per la nostra scuola, dove in tempi non sospetti abbiamo già parlato di Made in Italy, abbiamo già parlato dell'importanza dell'istruzione tecnica e professionale. Il direttore Vito Romagnello, che invito a raggiungermi qui alla mia destra. Ciao Presidente. Che condurrà Ciao, la giornata. Presidente. Lascio la parola. Ciao. Allora, buongiorno a tutti, vedo tanti amici qui. Ciao ragazzi. E un saluto a chi ci segue da casa in diretta con Rete 55. Allora, dovete sapere che, caro Preside, quando il professor Nino Di Franco e il Preside Marzagalli mi hanno chiamato a ottobre per questa giornata, ho detto sì, subito. E avevo preparato anche un discorso da fare,
Prima di salire qui, un paio dei vostri colleghi che mi seguono in televisione, perché posso fare un piccolo spot. Tutte le sere, non stasera che c'è la festa, però da lunedì al venerdì seguiteci 113 digitale terrestre su Giocabet TV, parliamo di calcio. Alle 20 uno dei vostri ragazzi mi fa: ma è vero che tu cambi la scaletta così in fretta? Sì, anche nel corso della sigla. Ed è successo anche oggi, perché ieri sera stavo andando a dormire, mi è venuta una pensata, mi sono messo al computer e non so quanto ho lavorato, non so quanto ho dormito, ma ho fatto questa, una chiavetta che ho dato a Elvis. Allora, fra un attimo abbasseremo le luci. Lassù non vi addormentate, tanto 90 secondi, so che vi siete svegliati presto, vi suggerisco di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare dalla fantasia. Vai Elvis, il nostro regista. Non parte, va bene, va bene. Allora, avremmo dovuto realizzare un podcast in diretta. Praticamente avremmo ascoltato suono del vento, lo scampanellino, bambini che giocano a pallone. Allora, avremmo ascoltato il rumore del territorio, il suono dell'ambiente, il racconto del territorio. In due parole, la musica italiana, il suono italiano. E per chi ci ascolta da molto lontano, l'Italian Sound. Quello dell'unico paese, l'unica penisola al mondo che si trova in un mare chiuso, che abbraccia 15 regioni su 20. Altrettante sono attraversate dagli Appennini, 7 sono abbracciate dalle Alpi, pensate, la più grande catena montuosa continentale. Suono italiano, Italian Sound, del più bel stivale di terra bagnato da sei mari, dove si incontrano i venti e permettono la nascita di prodotti unici. Eccellenze spesso imitate male all'estero. Italian Sound, suono italiano, quello che vi fa tornare in mente momenti belli trascorsi in vacanza nel paese più bello del mondo, con la famiglia, il fidanzato, la fidanzata, con le gite scolastiche, in trasferta insieme alla vostra squadra. Purtroppo il potere di richiamare il nostro paese lo hanno anche fotografie, immagini, il tricolore, elementi spesso utilizzati per richiamare il Made in Italy e promuoverlo, facendo sembrare Made in Italy dei prodotti che non sono Made in Italy. Questo fenomeno offende voi che siete nella scuola del Made in Italy, offende l'Italia, si chiama Italian Sounding, suona come italiano ma non è italiano, è la dannosa imitazione delle nostre eccellenze. Invertiamo la scaletta, mi dice Elvis che ci siamo, e allora ascoltate il suono italiano.
Ok, era questo il suono italiano. Allora, pensate che quando il professor Nino Di Franco mi ha portato dal preside, ma non come quando porta voi, e abbiamo messo in piedi questa giornata, non potevamo sapere cosa sarebbe accaduto. Ragazzi, voi siete fortunati, siete qui oggi, non 3 anni fa o fra 3 anni. Oggi, giorno da noi scelto ad ottobre, 15 di aprile, nella scuola del Made in Italy. Ebbene, questa giornata, qualche giorno fa, è stata indicata come la prima giornata nazionale del Made in Italy e la celebriamo anche qui. Vai! Allora, io ho finito, vi dico cosa succederà oggi. Spero che non vi annoiate, abbiamo messo in piedi una cosa molto carina. Ci sono qui personaggi delle istituzioni, politici, professori, ci siete voi, sono qui tutti per voi, perché si parla di storia, 75 anni, si parla di presente, il vostro, che state costruendo il futuro. E ho tanti amici che hanno accettato volentieri l'invito per essere qui con noi. I direttori delle più importanti testate locali e non solo saranno qui insieme a voi, ad alcuni dei vostri colleghi, compagni di scuola scelti appunto in questi mesi, a intervistarli. Avremo 8 minuti a testa, c'è il countdown, quindi cari ospiti, non si sfora, c'è il countdown e vi daranno, spero, tutte le risposte che meritate. Allora, siete voi protagonisti, io ho finito qui, chi presenta è una di voi, Valentina! Buongiorno! Benvenuta! Allora, come funziona? Chi comincia? Oggi cominciamo col primo indirizzo, biotecnologie sanitarie. Eccoli là, e vai! Parliamo di un indirizzo per ragazzi amanti della scienza, in particolare dell'anatomia, biologia, della chimica, che andranno a lavorare nel mondo del lavoro, appunto, in campo farmaceutico, biomedico, della salute, ma anche alimentare. Oggi come ospiti abbiamo il presidente della regione, Attilio Fontana. Ciao, Pres. Mentre per intervistare abbiamo con noi un ragazzo della quinta BBO, Tommaso Rossi. Vabbè. Ciao. E il direttore di Varese News, Marco Giovannelli. Accomodatevi e tornate a scuola, e tornate a scuola. Allora, il presidente in mezzo, l'ospite in mezzo. Benissimo. Quando parte il countdown, Elvis, comincia la nostra intervista. 8 minuti secchi. Presidente, grazie per essere con noi, Anzitutto vorremmo ringraziarla per essere potuta venire. Partiremmo con la prima domanda, che è quali iniziative concrete intende promuovere la regione per poter potenziare l'istruzione e la ricerca da un punto di vista delle biotecnologie sanitarie, poiché essa è molto importante appunto da un punto di vista medico e in generale comunque della ricerca verso la salute del pubblico. Grazie, buongiorno a tutti ragazzi, grazie per avermi invitato. Allora, come prima cosa diciamo che la Regione crede molto nel vostro tipo di formazione. Noi pensiamo che la formazione che state seguendo sia una di quelle che dà migliori risultati. I numeri che noi abbiamo in mano dimostrano che, concluso il vostro ciclo, è facilissimo trovare lavoro, è facilissimo eventualmente andare avanti con gli ITS, è facilissimo avere una qualità di conoscenze notevoli, e questo vi gratificherà nel resto della vostra vita.
La seconda cosa che voglio dire è che Regione Lombardia è la regione che forma di più in assoluto. Da sola Regione Lombardia rende il 30% della formazione di tutto il paese. Noi ci crediamo molto e stiamo investendo molto. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, si debba fare riferimento in modo particolare al mondo dell'IRCSEL. Noi abbiamo in Regione Lombardia una serie di istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, appunto l'IRCS, che riescono a mettere insieme da un lato la ricerca, dall'altro lato la cura. Mettono insieme cioè la capacità di sperimentare e la capacità di curare nello stesso tempo. Io credo che questo sia il modello che noi stiamo portando avanti, il modello che sicuramente è visto come un esempio a livello nazionale perché dà degli ottimi risultati. A ciò poi aggiungiamo l'altro discorso, ma è una cosa che approfondiremo poi, relativa a MIND, che è il più grande centro di ricerca nazionale nel quale stiamo investendo tantissimo, ma che dimostra come noi crediamo in questo tipo di formazione e come noi vogliamo mettere a disposizione di tutti i nostri giovani gli strumenti per poter essere degli ottimi studenti, degli ottimi ricercatori, dei professionisti di qualità. Senta, proseguendo in questo filone un po' del rapporto tra le varie realtà dei territori lombardi in questo caso, anche se a noi interessa prevalentemente Varese, però le relazioni tra le istituzioni, quindi tra quelle realtà che fanno ricerca, le varie aziende che poi mettono in pratica tutta una serie di questioni, fino ad arrivare ai cittadini che lei un attimo fa citava, quali sono le connessioni? Come si colloca la regione rispetto a questo? Abbiamo costituito un anno e mezzo fa circa questa nuova fondazione che si riferisce e si occupa del trasferimento tecnologico. Per ora è una fondazione aperta alla quale abbiamo fatto aderire i 4 IRCS pubblici, anzi 5 IRCS pubblici, ma che è aperta alla quale quindi possono partecipare altri istituti di ricerca, così come possono partecipare tutte le aziende che hanno interesse di poter utilizzare questi dati. E il sistema è proprio quello di cercare di fare in modo che tutti i risultati della ricerca siano a disposizione di tutte quelle magari aziende, piccole, micro aziende che non hanno la possibilità diretta di impegnare risorse per la ricerca, ma che possono utilizzare magari ricerche poste in essere appunto dai nostri grandi centri di ricerca, dalle nostre università. Questo è sicuramente uno dei metodi più importanti. L'altro modello è quello a cui facevo riferimento prima, è che MIND, questo grande centro di ricerca che ha sede nel territorio dove si svolse l'Expo nel 2015 e che è un piccolo microcosmo dedicato alla ricerca. Adesso aderisce l'Università Statale, ci sarà il campus che stanno realizzando in questo momento, Human Technopole, il grande centro di ricerca, c'è l'ospedale Galeazzi, c'è la Fondazione Triulza, c'è AstraZeneca, una grande azienda in campo farmaceutico, e qui nel 2030 ci saranno alcune decine, parecchie decine di migliaia di studenti, ricercatori, lavoratori che tenderanno ad approfondire sempre più quelle che sono le scienze della vita. Ecco, credo che sia un modello che noi stiamo cercando di replicare e che ha già trovato un'importante realizzazione analoga a Pavia con il centro Cardano, che rappresenta, non con le stesse dimensioni, tieni conto che al MIND sono stati investiti fra soldi pubblici e privati più di 4 miliardi, Cardano è più piccolo, ma il modello è lo stesso. Ecco, allora una parte di quello che ha detto nella fine del suo intervento è la domanda successiva. Che politiche sono state messe in atto o verranno messe in atto per renderci questo territorio sempre più attrattivo? Perché poi l'attrazione e i talenti sono l'elemento fondamentale per tutto questo processo. Guarda, io ti do del tu, ma ce la siamo sempre dati.
Io credo che gli elementi utili per fare in modo che i cosiddetti cervelli possano ritornare o anzi possano diventare i nostri centri di ricerca motivo di attrazione anche di cervelli stranieri sono due: qualità della ricerca e credibilità degli stipendi. Allora, sul primo ci stiamo impegnando direttamente come regione e credo di poterti dire che stiamo sulla buona strada. Non solo tratteniamo tanti giovani che avrebbero avuto fino a poco tempo fa la voglia di andare all'estero, ma addirittura stiamo attraendo ricercatori che vengono da ogni parte d'Europa e del mondo. Quindi da questo punto siamo a posto. Sul secondo punto purtroppo non è una del tutto nostra, anzi una competenza che deriva da Roma, e noi chiediamo e crediamo che sia opportuno che gli stipendi dei ricercatori, che gli stipendi, ma ti direi di tutto il mondo della sanità che noi gestiamo direttamente, possano essere rivisti, perché oggi oggettivamente soffrono, soprattutto se paragonati anche a paesi con i quali noi competiamo quotidianamente. Allora, un'ultima domanda, abbiamo quasi sforato, però ce la faremo. Un'ultima domanda riguarda un po' il tema della sostenibilità, che se vogliamo sta in cima a tutti, però ci pone una questione seria di qualsiasi intervento, deve tenere conto di questo elemento. Che politiche sta facendo la Regione? Noi abbiamo posto il concetto della sostenibilità alla base del nostro piano regionale di sviluppo, che è il programma che si riferisce ai 5 anni di legislatura. Abbiamo chiesto che tutte le politiche tengano conto della sostenibilità, a condizione che non sia quella sostenibilità ideologica che troppe volte troviamo in Europa, ma che sia quella sostenibilità intelligente, perché la sostenibilità deve tener conto sicuramente dell'ambiente, ma deve tener conto dell'uomo e deve tener conto dell'economia, perché questi tre elementi devono poter coesistere per realizzare una sostenibilità che sia accettabile e utile, anzi un motivo di sviluppo ulteriore del nostro territorio. Lo stiamo facendo, ci stiamo impegnando, stiamo dedicando tante risorse anche a questo, ma soprattutto noi confidiamo nella capacità dei nostri ragazzi, che hanno una sensibilità sicuramente maggiore di quella che abbiamo avuto noi e che contribuiranno a rendere un mondo molto migliore. Perché vedi, caro Marco, io sono dell'opinione che ai nostri ragazzi innanzitutto si debba dare un po' di entusiasmo, non si debba sempre raccontare che il mondo andrà a finire male, che ci saranno periodi tremendi. No, il mondo sarà bellissimo, sarà gestito da loro e loro riusciranno a crearlo migliore di quello che abbiamo fatto noi. Buono studio a tutti! Vi ringraziamo per aver partecipato. Presidente, si fermi un secondo. Per lei abbiamo fatto questa piccola pergamena. Grazie. Per ricordarle della nostra scuola. Grazie a tutti. Arrivederci. Bene, bene. Giovanelli sta facendo la fotoricordo perché siete davvero belli. Siete bellissimi, ragazzi. Hanno ragione a dire che siete voi il futuro. E io, parlando con voi, frequentando la vostra scuola in queste settimane, i vostri professori mi hanno fatto parlare con tanti di voi, ma ce l'avete la voglia di fare, dai! E allora, adesso andiamo avanti con la scaletta. A chi tocca? Adesso, come indirizzo, abbiamo manutenzione ed assistenza tecnica. Devi fare... Ah no, già giusto! Preside, a me hanno fatto saltare la sigla iniziale. Vai tu, comanda il preside, Grazie Vito. Dicevo prima che avremmo dialogato un pochettino rapidissimamente sulla storia della nostra scuola. 75 anni di ITIS, avremo bisogno di 75 ore per parlarne. Ho al massimo 7 minuti e mezzo. 75 anni di istruzione tecnica e professionale a Varese, l'umanesimo tecnologico all'opera per il Made in Italy. Voi vedete riprodotta in questa slide la fotografia della nostra scuola, una foto d'epoca molto bella,
di quando l'istituto è stato costruito. L'ITIS di Varese è nato nel 1949 dalla trasformazione di una serie di istituti professionali del tempo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1955 è stata realizzata la sede dove ancora noi oggi lavoriamo, studiamo, in via Zucchi, che si è ampliata nel tempo. Significativamente nel 1955 è stata inaugurata la nuova sede per volontà di tutto il sistema politico, economico, imprenditoriale varesino che, dialogando con Roma, aveva ottenuto cospicui finanziamenti per realizzare un polo di formazione industriale che è andato a supportare quello che è poi stato storicamente il miracolo economico italiano, quindi la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo le devastazioni che hanno colpito anche Varese città. I più anziani lo sanno perché lo hanno o vissuto quando erano molto piccoli o lo hanno ascoltato nei racconti dei loro genitori e, nel mio caso, dei loro nonni. Per circa un cinquantennio l'Italia ha aderito, lo sapete, al sistema economico capitalista, e quindi fino alla fine della Guerra Fredda, 1989, la nostra provincia ha contribuito a quella che è stata la prosperità e lo sviluppo economico del nostro paese, nel caso della nostra scuola, nella formazione dei tecnici per l'industria molto presente sul territorio. Il 1989 è un anno di svolta perché finisce la Guerra Fredda, incomincia la globalizzazione, globalizzazione in cui viviamo ancora oggi con tutte le sue sfaccettature. Siamo passati attraverso la grave crisi internazionale del 2008 e stiamo arrivando oggi all'intelligenza artificiale, quindi a ragionare insieme su come coniugare le nuove tecnologie con le pratiche economiche indispensabili per sostenere un sistema produttivo che in provincia di Varese è estremamente florido, ma ha bisogno di moltissimi tecnici, per cui noi, pur essendo moltissimi, siamo 1500 studenti quest'anno, diplomando i nostri ragazzi in quinta o nei corsi serali, non riusciremo a soddisfare tutte le esigenze del territorio per il prossimo, in termini assunzionali. L'ITIS di Varese ha rappresentato storicamente, nel corso del post Seconda Guerra Mondiale, le migliori tradizioni dei periti industriali meccanici, elettrici, tessili, plastici, chimici, informatici per l'istruzione degli adulti. Tra di noi ci sono molti ex alunni, alcuni hanno ricoperto o ricoprono importanti ruoli nel mondo economico, nel mondo politico, anche grazie alla formazione, io dico, che hanno ricevuto nella nostra scuola. Per cui, ragazzi, dobbiamo essere orgogliosi di appartenere all'ITIS di Varese, che ha saputo e sa a tutt'oggi formare a quella che è la realtà attuale, a quella che è una realtà di grande efficienza. Addirittura abbiamo la fortuna oggi di ospitare Alessio Mascetti, che è un nostro ex alunno, diplomatosi negli anni 60, pensate, che ha fatto fortuna in Venezuela. Quindi da Varese nel Venezuela, è un industriale quindi di grande importanza, collabora ancora ovviamente per motivi economici con Fice, Pagazzada, con le aziende italiane anche nel mondo globale, e oggi è qui con noi insieme a tutti gli altri, insieme a tutti noi, per salutare la sua scuola anche con un sentimento di gratitudine, mi ha detto, nei confronti dei professori del tempo che lo hanno aiutato e hanno contribuito alla sua formazione. L'auspicio è quello che anche per voi ragazzi possa essere così, magari fra 50 anni ritornare in questo stesso teatro o in quello che ci sarà ora di allora e poter dire qualcosa del genere. Ricordo che l'ITIS è confluito nel 2007 nell'ISIS Newton di Varese. Dal 1 settembre 2007 è stato fondato il Newton come unione dell'ITIS e dell'IPSIA, con la nascita del polo tecnico professionale. Il primo dirigente scolastico della neonata scuola unificata è stato il dottor Giuseppe Carcano, attuale dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, che mi ha preceduto nell'incarico di dirigente scolastico all'ITIS. 10 anni dopo
abbiamo celebrato i valori dello sport di cui vi citavo in premessa e abbiamo parlato di umanesimo tecnologico, per cui abbiamo deciso insieme al Consiglio di Istituto di avviare una nuova fase formativa per voi ragazzi, che coniuga insieme la formazione tecnica indispensabile per entrare nel mondo del lavoro collaborando con gli stakeholders numerosissimi della nostra realtà, con anche una formazione umanistica alla cittadinanza, ai valori dell'uomo, che vedono nel modello di Leonardo da Vinci, qui riproduco l'uomo vinciano, vedete l'uomo vitruviano di Leonardo, che è l'emblema della giornata nazionale del Made in Italy di cui Vito vi ha parlato prima, che oggi celebriamo. Oggi è anche il compleanno di Leonardo da Vinci, che ispira il nostro essere scuola e ispira la sintesi di umanesimo, cioè imparare a essere delle persone, degli esseri umani con la U maiuscola, e lavoro, operosità. Ci sono quattro parole chiave fondamentali per sintetizzare, secondo me, il successo della nostra scuola e di qualunque sistema efficace ed efficiente. Volontà, nel senso che dobbiamo essere tutti desiderosi di perseguire un obiettivo. Determinazione, quindi il desiderare di farlo ardentemente, quindi procedere in quella direzione con fiducia. Coraggio, non dobbiamo mai scoraggiarci, ogni giorno alzandoci, venendo a scuola, al lavoro, in tutte le nostre professioni, dobbiamo essere persone che credono in quel che fanno, pronte ad affrontare le più disparate eventuali anomalie e criticità. E infine l'attivismo, non dobbiamo smettere mai di operare, solo grazie all'attivismo noi possiamo realizzare. Le persone che parlano e basta, ci interessano poco, noi vogliamo persone che facciano. Quindi oltre alle parole, alle idee teoriche, anche un sano pragmatismo che possa metterle in pratica. E quindi lo spirito del Newton oggi, del vecchio ITIS confluito, che il Newton eredita, è proprio questo, un pragmatismo del saper fare che possa appunto coniugare assieme l'umanità, lo spirito umano di ciascuno di noi, con le nostre sensibilità, con una prospettiva di grandeur economica che deve ancora, secondo me, secondo noi, supportare non solo il sistema Italia ma il sistema globale. Ringrazio molto tutti per essere qui presenti, i nostri ospiti. Non posso ricordarli tutti, ma tutti sarete citati nella pubblicazione che, grazie all'opera di alcuni insegnanti insieme con me, andremo entro la fine dell'anno scolastico a predisporre, con la sintesi non solo della storia dell'ITIS ma anche della giornata di oggi. Quest'oggi invito le istituzioni politiche amministrative a raggiungermi sul palco, quelle che hanno di buon grado e fin da subito accettato il mio invito, parlamentari eletti in provincia di Varese che sentono molto l'importanza del legame tra la scuola, la formazione e l'economia e che, come fecero i loro predecessori degli anni 50, credono molto ancora oggi nel trasmettere all'organismo decisionale regionale, nazionale, europeo, la sensibilità per proseguire sulla strada intrapresa e nel nostro caso poi la difesa del Made in Italy, dei prodotti creati in provincia di Varese anche. E quindi l'onorevole Gadda, vedo, prego, il senatore Alfieri, l'onorevole Pellicini, l'onorevole Mascaretti mi aveva detto che veniva, non lo vedo, forse ci raggiunge dopo. Loro sono parlamentari per cui rappresentano la provincia di Varese a Roma. Il senatore Alfieri, l'onorevole Gadda, l'onorevole Pellicini. Loro sono appartenenti a partiti politici diversi e nonostante questo oggi sono insieme con noi per dimostrare bipartisan il desiderio di unitarietà nel portare avanti i valori che ci accomunano e in questo caso l'efficienza e l'efficacia del nostro territorio. Lascio loro subito la parola. Grazie Daniele, grazie dirigente scolastico e soprattutto a tutto il corpo docenti, alle ragazze, ai ragazzi, agli operatori scolastici, perché
questi 75 anni di storia appartengono a voi, ma appartengono a tutta la città, perché è un pezzo dell'identità di questo territorio che ha contribuito a formare persone che hanno fatto grande questa provincia. È nato proprio nel dopoguerra, quando stava per iniziare il boom. Oggi siamo in una fase diversa. Noi abbiamo voluto, c'era anche Maria Chiara nella passata legislatura, mettere un'attenzione particolare nel PNRR, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio su istituti come il vostro. La riforma degli istituti tecnici e professionali e poi risorse importanti per accompagnare la transizione ecologica e digitale. La transizione ecologica e digitale non la facciamo se non investiamo nelle future generazioni, nelle discipline STEM e negli istituti tecnici e professionali. Dovete essere tutti voi orgogliosi, perché sarete il futuro della transizione ecologica e digitale. Senza di voi non si faranno. E anche il lavoro che stiamo facendo sugli ITS serve a questo, perché serve a dare manodopera qualificata a imprese che senza di voi non ce la farebbero. Quindi grazie davvero, buon compleanno e buon futuro a tutte voi e a tutti voi. Buongiorno, buongiorno ragazzi, 75 anni sono una storia pazzesca, sono una storia meravigliosa che ha accompagnato anche la storia di questa provincia, ma addirittura il paesaggio, perché le aziende hanno plasmato anche la società e il nostro modo di stare insieme. Io oggi voglio farvi un augurio, perché voi state studiando qualcosa che è coerente con quello che sarà il vostro mondo del lavoro, e non datelo mai per scontato, perché io vado spesso nelle scuole e tante volte i ragazzi hanno paura delle prospettive, paura per il loro futuro. Invece voi avete già fatto una scelta importante, e il mio augurio però va anche su un'altra cosa, perché questo mondo ha bisogno di tecnologia, di innovazione, ma ha bisogno anche di interpretarla, perché in questa provincia abbiamo tante aziende che nel passato hanno saputo interpretare il loro presente. Quindi spetta a tutti noi, ciascuno secondo il suo ruolo, chi fa politica, ma voi che appunto entrerete nel mondo del lavoro, ma che siete cittadini oggi, bisogna interpretarla, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, l'agricoltura. Io sono vicepresidente della Commissione Agricoltura, quello è un ambito dove la tecnologia, la ricerca, l'innovazione sono strategici nei confronti della lotta ai cambiamenti climatici, alla necessità di produrre più cibo per le popolazioni in modo sano e giusto. Però serve l'intelligenza, serve la passione, e io vi auguro questo. Ciascuno di voi, quando entrerà nel mondo del lavoro, potrà fare la differenza con le competenze, con quello che avete studiato, ed è prezioso il rapporto che avete con le aziende, perché voi un occhio sul mondo del lavoro potete già averlo oggi mentre state studiando, però voi potrete fare la differenza con i vostri valori, con la vostra passione, e insomma un augurio grandissimo a tutti voi e un grazie ai vostri insegnanti che vi stanno accompagnando in questo percorso. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie al vostro preside per l'invito. A me fa davvero piacere essere qui oggi, perché nel 2007, quando si fece l'accorpamento tra l'ITIS e l'IPSIA e la creazione quindi dell'ISIS Newton, io ero assessore all'istruzione della provincia di Varese e seguì direttamente questo percorso, insieme poi al preside Carcano, che fu appunto il predecessore dell'attuale vostro preside. E quindi già in quel periodo credevamo molto nel potenziamento della scuola tecnica, della scuola professionale, perché tutto il mondo economico del territorio ci chiedeva davvero di lavorare su queste figure che potevano dare tanto allo sviluppo economico della provincia di Varese e dello sviluppo economico nazionale. Ecco, oggi siamo qua a celebrare i 75 anni di una grande storia, di una grande formazione, e quindi voi siete protagonisti non del passato, ma di un futuro verso il quale vi affacciate e al quale darete veramente tanto. Quindi davvero grazie dell'invito, celebriamo davvero questa importantissima giornata. Andrea, io vi invito la nostra cartolina con annullo filatelico, che ha un importante valore economico, anche per ringraziarvi della vostra partecipazione e della vicinanza alla nostra scuola. Grazie a voi, ci risentiamo. Grazie ai nostri parlamentari.
Adesso invito il sindaco di Varese, che è il padrone di casa, che attraverso il patrocinio ci ha consentito di essere qui oggi, l'avvocato Davide Galimberti, il presidente della provincia Magrini, Marco Magrini, prego. Noi collaboriamo con la provincia strettamente, in quanto la scuola è ospitata nell'ente di proprietà della provincia. Marco. I consiglieri regionali Samuele Astuti, Emanuele Monti, prego. E ancora, come amministrazione, il dirigente ufficio scolastico territoriale, il dottor Carcano, il generale Sciaraffa, generale comandante provinciale della Guardia di Finanza, tutti i stakeholders con cui noi collaboriamo costantemente. Ciao, grazie, grazie, benvenuti. Ciao Giuseppe, ciao, ciao, prego, venite, portiamoci un po' più in qua. Lascio la parola immediatamente al signor sindaco, prego. Sì, grazie, buongiorno, ciao a tutti, è un piacere essere qui per quello che il preside ci ha rappresentato, la storia di questo istituto, e mi permetto una correzione, un'integrazione nello slogan di questa giornata. Il Newton nell'eccellenza del Made in Varese, della provincia di Varese, perché come è stato ben evidenziato nella cronologia, nelle tappe fondamentali dell'istituto, la crescita di questo istituto è stato un supporto importante, è andato di pari passo con la crescita economica ed è stato un supporto estremamente significativo per le aziende, le varie professionalità della provincia, del boom economico di questo territorio. E quindi questo attaccamento anche a tutte le aziende e alle specificità di questo territorio particolarmente importante nell'ambito europeo della produzione, penso che sia importante sottolinearlo anche nell'ottica delle sfide che ci ha lanciato il presidente Fontana, di quello che sta avvenendo attorno a questo territorio e anche in questo territorio. E quindi mi fa piacere che anche per le linee strategiche che tu hai lanciato ci sia la possibilità di cogliere pienamente, grazie a una formazione puntuale, quelle che sono le sfide per continuare questo progresso in questo territorio che è fondamentale. Quindi grazie e complimenti. Sì, buongiorno a tutti, sono molto onorato di essere qua. Io come presidente ho degli impegni con voi, che sono i finanziamenti del PNRR che la provincia di Varese ha stanziato, grazie allo Stato, 40 milioni di euro per il rifacimento delle scuole, e quindi noi ci mettiamo a disposizione ad ascoltarvi anche rispetto alle vostre necessità, grazie al vostro preside, ai vostri direttori, ai vostri insegnanti, ma ascoltando anche voi. L'altra esortazione è quella di dirvi: impegnatevi nella scuola, nel lavoro, perché ci sarà il futuro importante, come hanno già ripetuto tutti, ma anche nell'attività politica. Io credo che il nostro futuro è anche grazie all'impegno vostro, anche nel senso civico e di lavoro all'interno della nostra società, e quindi di impegnarvi anche nell'attività nelle nostre amministrazioni, che abbiamo tanta necessità di giovani che portano innovazione e intelligenza e novità nelle nostre amministrazioni, nei nostri comuni. Quindi forza e impegnatevi, che noi saremo dalla vostra parte a tutelarvi, ad aiutarvi e fare in modo che la vostra voce si possa sentire nella nostra società, che è importantissimo. Buongiorno, io sono Samuele Astuti, sono uno dei consiglieri regionali, oggi siamo qua in due, ringrazio tantissimo il vostro dirigente scolastico per l'invito, tutto il corpo docenti, tutto il personale tecnico-amministrativo e soprattutto voi ragazzi. Oltre ad agganciarmi a quello che stava dicendo giustamente il Presidente, guardate, noi abbiamo bisogno di forze molto fresche nella pubblica amministrazione. So che spesso non sembra un lavoro attrattivo, ma guardate, è un lavoro bellissimo poter servire le proprie comunità tramite i comuni, la provincia, la regione. Ma la cosa più importante che vi volevo dire è che la nostra provincia, se quello che è grazie anche a una scuola come la vostra. Gli ultimi 70 anni di questa provincia sono stati disegnati anche dalla vostra scuola. Quindi grazie per il lavoro che avete fatto, chi è venuto prima di voi,
e chi oggi sta lavorando, ma grazie già per il lavoro che farete, perché riuscirete a dare e continuare a dare un'impronta vincente a una provincia come la nostra. Grazie, tanti auguri. Mi unisco ai ringraziamenti di Samuele Astuti, Emanuele Monti, consigliere regionale, ma vi parlo anche nell'altro mio ruolo di consigliere dell'Agenzia Italiana del Farmaco, perché il vostro indirizzo sulle biotecnologie è estremamente interessante. La nostra, oltretutto, è una provincia leader nella produzione, nella manifattura di farmaci a livello internazionale, ma anche di tecnologia. L'ha ricordato il presidente Fontana, quanto stiamo lavorando sulla ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Lasciatemi un ringraziamento ai giornali che sono qui in sala, praticamente tutte le testate della provincia di Varese, perché comunicare la giornata di oggi è anche una vetrina per un istituto che forma persone di grande qualità, importanti per le aziende del territorio. E un ringraziamento anche a chi ci segue in diretta grazie a Rete 55 in questa bella giornata. Grazie e complimenti a tutti. Bene, il mio è un duplice ruolo, per cui prima parlo da dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e devo dire, ragazzi, veramente dovete essere orgogliosi di essere studenti del Newton, perché il vostro istituto, a parte la storia che avete visto, ma ancora oggi è veramente un'eccellenza del territorio, della provincia di Varese, quindi della Lombardia e quindi anche dell'Italia. E la presenza di tante autorità civili, militari e religiose, dal Parlamento europeo in giù, scendendo per il nostro Parlamento, il governo, le istituzioni regionali, il comune, la provincia e così via, è una testimonianza veramente della vicinanza che sempre è stata dimostrata da tutte le persone presenti qui oggi rispetto al mondo della scuola e nel caso specifico al Newton. Parlo adesso come ex dirigente del Newton, è già stato ricordato, dovrei dire tantissime cose, non vi voglio annoiare, dico solo perché si chiama Newton e non si chiama più ITIS come una volta o Ipsia come una volta. È stato un percorso bellissimo quando decidemmo di dare un nome alla scuola, perché una scuola deve avere un nome, altrimenti ISIS Varese era un po', come dire, triste. E fu un dibattito bellissimo all'interno del collegio docenti, con gli studenti stessi, con le istituzioni. Si pensò di intitolarla un industriale importante della provincia di Varese, si pensò di intitolarlo a un'importante personalità del, diciamo, del mondo della legalità, perché il Newton era anche centro di promozione della legalità, del volontariato, quell'umanesimo tecnologico che ricordava il preside Marzagalli. Alla fine si decise per Newton e invitammo un professore dell'Università dell'Insubria, il professor Moschella, che tra l'altro mi disse: voi intitolatelo pure Newton, va benissimo, io vengo, faccio un discorso su Newton, però sappiate che in Inghilterra non esiste una scuola intitolata a Galileo Galilei. Però vabbè, insomma, non sappiamo che a noi piace un po' anche, siamo un po' esterofili, oltre che Made in Italy certamente, ma siamo anche un po' esterofili. Quindi passò Newton, fu una bellissima giornata di approfondimento sulla figura storica e scientifica di Newton, e quindi per questo il vostro istituto Newton si chiama. Quindi davvero complimenti a tutti quelli che hanno lavorato di oggi, al lavoro che Marzagalli con tutti i suoi collaboratori, gli insegnanti, l'ufficio tecnico, il personale che lavora tantissimo, è veramente un istituto che lavora dalla mattina alla sera, è sempre operativo, è sempre attivo. Anche il serale è una parte importante nella storia del Newton e ancora nella storia attuale. Quindi davvero grazie, altri 75 anni e forse direi, speriamo anche di più. Cari ragazzi, siete caldi? Bene, grazie e complimenti a tutti gli artefici di questa meravigliosa giornata che segna una tacca sul calendario della storia di questo preziosissimo centro di eccellenza varesino, ma direi nazionale, perché celebra il suo 75esimo anniversario. Vi aggiungo un'altra data, il 2024 è il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Orbene, se due istituzioni, Newton, Guardia di Finanza, riescono a proseguire la propria attività nel tempo, vuol dire che riescono a dare una risposta adeguata ad ogni momento della storia, ad ogni passaggio, ad ogni cambiamento, e sappiate, il cambiamento è ineludibile, ogni giorno si cambia. Io vi dico che senza gli uomini,
Senza gli uomini nulla è possibile. Ma aggiungo che nulla è durevole senza le istituzioni. Ecco perché oggi ci sono qui le istituzioni, ci siete voi che rappresentate un'istituzione. È importantissimo. La Guardia di Finanza nel Made in Italy è protagonista a tutela del Made in Italy, a tutela di questa sound che poc'anzi è stato partecipato in modo anche emotivo con un podcast. Lo difendiamo il Made in Italy, lo difendiamo dagli assalti e dai delitti che sono spesso anche provenienti da matrice estere, internazionali, e quindi tuteliamo il brand, tuteliamo il marchio, la proprietà industriale, i diritti intellettuali, sono tutti valori che fanno e generano ricchezza all'interno di una comunità. La contraffazione distrugge valore, la contraffazione marginalizza la ricchezza. Carissimi, acquistare prodotti contraffatti genera fatti plurioffensivi. Non ci saranno i versamenti di contributi, non ci saranno i versamenti degli erari, non ci sarà sicurezza nei prodotti, ci sarà il rischio salute, ci saranno quindi tanti momenti di decrescita. Ecco perché vi invito a compiere non atti di eroismo, no carissimi ragazzi, vi invito a compiere atti di legalità. Acquistate sempre prodotti sicuri per la vostra salute, acquistate sempre prodotti che siano stati realizzati da industrie che hanno un'etica, e acquistate sempre, ma fatevi dare lo scontrino. Buone cose. Grazie, grazie a tutti, grazie. Questo, di omaggio di una cartolina a Nullo Filatelico, ha un valore economico. Grazie, grazie mille. Con la foto storica. Grazie a te, grazie Samuele, alla prossima. Sì. Grazie Marco, grazie. Foto con Nullo Filatelico. Grazie quindi a tutti i nostri rappresentanti istituzionali. Ci saranno altre sorprese, non dico altro, non spoilerò, ripasso la parola a Vito e Ela, scusami preside, ti ho rubato l'ingresso perché aspettavo che arrivassero anche gli altri. E allora proseguiamo con la nostra scaletta. Riprendiamo la nostra chiacchierata col countdown. Chi c'è adesso? Adesso come indirizzo abbiamo agricoltura e sviluppo rurale. Eccoli, dove siete? Là, benissimo. Parliamo di un indirizzo per ragazzi amanti della natura e dell'aria aperta. In particolare troveranno lavoro nel campo delle industrie agricole o agroturistiche, sia nella cura e mantenimento del verde, nella cura dell'allevamento, ma anche nella produzione alimentare. Oggi per parlarne abbiamo l'onorevole Isabella Tovaglieri, anche eurodeputata. Benvenuta. Benvenuta, grazie per quello che fai per il Made in Italy, perché ne abbiamo tanto bisogno. Lo abbiamo detto all'inizio, perché è un orgoglio nostro che bisogna tutelare, ma bisogna dare un senso a quello che fanno sti ragazzi. Io ho visto, quando voi parlerete 8 minuti, c'è il countdown, vedrete cosa fanno per il nostro Made in Italy. Ok? Ad intervistarla abbiamo il nostro ragazzo di Quinta Agri, Daniele Fumagalli, mentre... Daniele, c'è gli ultras. Abbiamo anche Franco Ferraro, giornalista di Sky TG24. Ciao a tutti. La domanda che le voglio porre è: quale ruolo svolge l'agricoltura dell'Unione Europea per il rispetto della produzione sostenibile degli alimenti? Intanto buongiorno a tutti, devo dire che mi hai posto una domanda di assoluta e stretta attualità. Le risposte possono essere molteplici, io credo che l'agricoltura, visto e considerato che si chiama il settore primario, abbia una primaria importanza per quello che riguarda la nostra sostenibilità. Sostenibilità che quando si parla di questo concetto non possiamo concepirla solo ed esclusivamente come green, perché la sostenibilità ambientale è un concetto importante, ma ricordatevi che se è solo green senza la sostenibilità sociale
che è quella dei posti di lavoro, e senza la sostenibilità economica, perché il green costa, ha un costo, la sostenibilità ambientale resta lettera morta. Io credo che l'agricoltura abbia ancora oggi un ruolo essenziale e ce l'abbia soprattutto oggi, in cui purtroppo ci troviamo di fronte a scenari geopolitici molto complicati, perché noi alle porte dell'Europa abbiamo le guerre. Abbiamo visto l'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina vedere sugli scaffali dei supermercati mancare dei prodotti e dei beni essenziali come la pasta. E questo perché? Perché l'Europa si era abituata ad importare dall'estero tantissimi prodotti essenziali come il grano, l'Ucraina è granaio d'Europa, e nel momento in cui ci sono state delle grandi crisi o dei grandi sconvolgimenti, noi ci siamo ritrovati deboli, vulnerabili, esposti, perché non avevamo le materie prime per dar da mangiare. Allora io credo che si debba imparare da questi errori, valorizzare la nostra filiera interna con le vostre competenze, perché oggi la rivoluzione green e la rivoluzione digitale la riusciamo a portare avanti in tutti i settori, compreso l'agricoltura, se abbiamo persone competenti e formate come in questa scuola, altrimenti noi le subiamo queste rivoluzioni e non le governiamo. E vorrei un'Europa che fosse sempre più dalla parte di chi contribuisce a garantire la nostra filiera agroalimentare, quindi a tutelare il Made in Italy, a sostegno di chi fa agricoltura e allevamento nel rispetto delle regole, certamente, ma essere autonomi dal punto di vista dell'approvvigionamento del cibo, soprattutto in un momento come questo, significa anche essere sicuri. E concludo introducendo un altro tema, proprio anche sulla base del tema del tutelare il Made in Italy, che è un'eccellenza in tutto il mondo, non solo perché è un brand riconosciuto, ma perché è sinonimo di qualità e di eccellenza. Allora, chi fa agricoltura e allevamento in Italia rispetta determinate tipologie di regole, per cui io mi aspetto che l'Europa, visto che viviamo in un mondo interconnesso dove dobbiamo importare ed esportare, pretenda una condizione sacrosanta, che è quella della reciprocità. Noi esportiamo nel mondo eccellenze, ma pretendiamo che quello che viene importato nel nostro paese rispetti gli stessi standard che noi chiediamo ai nostri agricoltori e ai nostri allevatori, quindi di rispettare l'ambiente, di rispettare la qualità dei prodotti, di rispettare la tutela dei lavoratori e di conseguenza dei consumatori. Altrimenti, se noi apriamo le porte a qualunque prodotto che venga dall'estero che non rispetta queste caratteristiche, noi ci tireremo solo la zappa sui piedi, perché importeremo schifezze ed esporteremo eccellenze di cui godranno altri, e questo è un cortocircuito che non possiamo accettare. Grazie. Allora, anche lei ha fatto riferimento ad alcune delle cose che volevo dire, gli equilibri geopolitici, la stringente attualità lo dimostra, sono labilissimi. Una manciata di ore fa l'attacco con droni dell'Iran a Israele, prima ancora il 7 ottobre la strage di Hamas e ancora prima lo scoppio della guerra in Ucraina. E quindi serve un grande equilibrio a livello mondiale, ma se caliamo questa ricerca di equilibrio nel settore di cui ci stiamo occupando, cioè l'agricoltura, le chiedo come si può trovare un equilibrio tra globalizzazione e biodiversità locale? Ma l'equilibrio si ricerca sempre in una parola che ormai è abusata, ma credo che sia comunque una parola sempre di attualità, che è il buon senso. Chi fa agricoltura e allevamento è il primo a dover avere a cuore la tutela dell'ambiente e della comunità in cui si inserisce, perché l'ambiente, per chi coltiva e alleva, è l'elemento essenziale che gli dà la ricchezza del proprio benessere e della propria attività. Io credo che su questo, mi permetto una piccolissima digressione, ma che ha senso con la domanda che mi ha posto, che soprattutto oggi che siamo qui di fronte a quelle che sono le future generazioni,
e io vi invito ad essere allerta, perché voi siete cittadini consapevoli, e quello che io vi invito a fare è andare sempre oltre l'apparenza, visto e considerate che voi avete i mezzi e gli strumenti per farlo. Qualunque cosa vi venga sottoposta, indagate fino a fondo le cause, perché non si può mai prescindere da quello che è il dato scientifico, per capire se una cosa ha effettivamente un impatto, a prescindere da quello che necessariamente ci vogliono far credere. Io faccio un esempio emblematico di come invece ci si dovrebbe approcciare rispetto ad alcune politiche europee, che spesso a volte tendono a demonizzare, ma più per una questione di narrazione e comunicazione, alcuni settori, senza che alla base ci siano dei dati scientifici. Parlo dell'etichettatura Nutri-Score, non so se voi la conoscete, è un sistema di etichettatura che oggi è già in vigore in Francia e che l'Unione Europea voleva adottare per tutti i prodotti agroalimentari. Il funzionamento è semplice, c'è un semaforo con etichetta giallo, rosso, verde che dovrebbe orientare le scelte dei consumatori verso quelli che sono i prodotti più salutari. Il problema è perché noi abbiamo combattuto strenuamente questo sistema di etichettatura che a nostro parere in realtà banalizzava solo delle informazioni essenziali ma non dava quelle informazioni necessarie per un acquisto consapevole, perché alla base non c'erano dei dati scientifici, perché sulla base di questo sistema emergeva che la Coca-Cola Zero, senza fare pubblicità ma è una bevanda talmente nota, aveva un'etichettatura verde e quindi, come dire, c'era il via libera a poterne consumare in grandi quantità, mentre ad esempio prodotti molto più genuini come il parmigiano reggiano aveva l'etichettatura rossa. Questo che cosa significa? È che se si va a vedere solo ed esclusivamente un dato singolo com'è, non lo so, ad esempio i grassi, è evidente che la Coca Zero sia meno grassa del parmigiano reggiano, ma non si può prescindere da altre informazioni essenziali come la quantità. Certo, finale. Se mangio 8 forme di parmigiano evidentemente ne avrò un maleficio, ma non mi risulta che la Coca Zero sia un elemento genuino, sia un elemento poco artefatto. E allora io mi rivolgo a voi che spesso venite citati come le future generazioni, ma occhio che spesso siete anche visti come i futuri consumatori, a non fermarvi di fronte all'apparenza, ma ad indagare sempre sulla base di quelli che sono i dati scientifici, perché voi avete tutti gli strumenti per poterlo fare. Solo partendo dai dati scientifici si potrà arrivare ad avere un sistema veramente sostenibile e capire fino a quanto ci si può spingere senza compromettere la sostenibilità. E quindi si va avanti a studiare. E hai superato anche i tempi di recupero. No, visto che io non so se nella scuola di adesso esistono ancora le note, ma poiché non voglio prendere una nota dal preside, direi che possiamo chiudere. Grazie. Si è fatta la domanda a piacere per non riceverne altre. Grande tattica, grazie. Grazie a te, grazie. Per a te. Ringraziarla lasciamo un piccolo ricordo della nostra scuola. Preside, aspetta, facciamo la foto col preside mentre con la pergamena. Ecco qua. Grazie. Ringraziamo e anche adesso... il giornalista Franco Ferraro e Daniele. Adesso cosa abbiamo? Adesso parliamo di manutenzione ed assistenza tecnica. È un indirizzo molto vario che accoglie diversi rami, tra i quali quello della termoidraulica per la progettazione di impianti civili ed industriali. Il secondo ramo, quello elettrico, si occupa dell'installazione e della cura, il mantenimento e la manutenzione di impianti elettrici, mentre il terzo ramo, quello dei mezzi di trasporto, si occupa della progettazione, sempre della cura e della... Senti, parliamo, presenta la persona che deve salire, perché adesso ti dico perché, vai. Adesso come ospite abbiamo l'imprenditore Guido Borghi. Ah, eccolo qua, il papà era il signor Rignis,
Lui è il signorino Ignis, ma la cosa importante, signorino Ignis, la cosa importante, caro Guido, grazie per essere qui con noi e con questi ragazzi. Il preside ha fatto notare che sono 75 anni, giusto? Ecco, no, no. Allora, 75 anni, si parlava di un'Italia, quando è nata questa scuola, da ricostruire. E voi siete stati maestri in questo, perché da Milano cos'è successo? A Milano è successo subito dopo la guerra, mio padre si è trasferito in provincia di Varese ed ha incominciato, ricordate, mio padre è nato idraulico ed elettricista, però aveva un sogno, viveva con dei sogni che voi ragazzi dovete avere, perché con i sogni è il modo migliore per creare, per trovare iniziative. Il mondo dell'industria, il mondo dell'artigianato vive e diventerà sempre più importante fin tanto che si vive di sogni e si vive di obiettivi e si vive di prodotti, di nuovi prodotti, di nuove idee. Ed è arrivato, è iniziato l'attività con dei fornelli elettrici che, per carità, durante la guerra non si vendevano, erano momenti tremendi, si usava il baratto, quindi un fornello elettrico per due polli, un po' di latte. Adesso lo racconterai, perché anche di questo parleremo. Signori, dal baratto è nata una delle imprese che ha fatto grande l'Italia nel dopoguerra, la grande Ignis che avete sentito nominare qui a Varese anche nello sport. Chi è che intervisterà Guido Borghi? Allora, abbiamo il nostro ragazzo Lorenzo Solari della quinta CMT. Chiediti. E Silvestro Pascarella, del direttore della Prealpina. Ciao Silvestro, buongiorno, grazie per essere con noi. Countdown e via. Innanzitutto, grazie per essere qui con noi. E una domanda che le volevo porre era quella: secondo lei che aspettative può avere un ragazzo che si diploma oggi come tecnico manutentore? Beh, credo, innanzitutto, buongiorno a tutti. È un piacere, soprattutto quando vedo i giovani con questi occhi sempre vivi, sempre attenti, e mi avete dimostrato un'organizzazione straordinaria. Questo vuol dire che avete lavorato profondamente per questo evento ed è bellissimo, bravi, bravissimi. Allora io credo che il mondo vi appartiene, perché voi avete dei ruoli fondamentali da quando diventate artigiani o da quando potete diventare poi nel futuro degli imprenditori. Pensate bene che il vostro ruolo, in un certo senso, con certamente delle diversità, però assomiglia un po' al ruolo del medico, perché quando io ho bisogno e ho un problema elettrico a casa mia, e tutti, purtroppo ogni tanto capita, abbiamo bisogno di voi, urgentemente, però questo dimostra anche che è una fatica, perché lavorare in questo mondo evidentemente ci vuole tanta applicazione e soprattutto disponibilità, ma ancora di più ci vuole ingegno, ci vuole volontà. Mio padre, e mi piace raccontarlo, da elettricista e idraulico ha creato un'impresa con 18.000 dipendenti in tutta Italia, e non solo, purtroppo il seguito non è stato dei più incoraggianti, perché è successo un po' in tutta l'industria dell'elettrodomestico. Sono arrivati le mega multinazionali, che cosa hanno fatto? Si sono prese le tecnologie e hanno delocalizzato l'attività. Bene, voi questo non dovete permettere, perché voi avete il cuore italiano e dovete pensare che la nostra provincia, tutto il paese, ha bisogno del vostro servizio. Allora, grazie innanzitutto a Guido Borghi e grazie all'ISIS per l'invito. Io sono Silvestro Pascarella, sono il direttore della Prealpina e mi fa tanto piacere essere qua con voi e soprattutto di dialogare con
colui che rappresenta un esempio di imprenditoria per la provincia di Varese, per l'Italia e per il mondo di un livello molto alto. Per cui, visto che il tema è già stato introdotto, è stato introdotto anche nel corso della breve chiacchierata con Vito, cioè il tema del sogno, il tema di chi in questo momento può davvero pensare di fare l'imprenditore, chi aiuta l'imprenditore in Italia e un ragazzo come può pensare di fare l'imprenditore in un contesto come quello che ci stava poco fa raccontando? Beh, ce lo siamo detti. Questo è un mondo che deve essere un mondo in cui bisogna avere delle speranze, credere nelle speranze. Io nel mio lavoro adesso faccio anche il produttore cinematografico dopo aver avuto un'esperienza nell'industria e oggi per combinazione il mio film viene trasmesso in tutte le sale. Abbiamo già avuto un inizio ed è andato molto bene perché siamo i primi negli incassi, ma ho voluto portare avanti questo tipo di idee perché questo tipo di idee sono fondamentali. Noi dobbiamo pensare al bene, dobbiamo smettere di pensare o quantomeno essere inondati da notizie che fanno del male. E allora ho raccontato una storia che è molto simile a quella di mio padre ed è una storia di una persona che nasce in una piccola provincia del Veneto, che inizialmente non sapeva neppure parlare italiano, ebbene ha creato un impero che oggi esiste nel nostro paese e che credo sia, per tutti i servizi che dà questo impero, una necessità per tutti noi. La stessa cosa l'ha fatta mio padre. Quando mio padre è venuto a Varese ha creato una scuola, e qui nascono gli imprenditori, una scuola per assistenti tecnici per gli elettrodomestici. Erano 400 ragazzi che venivano da tutta l'Italia, studiavano mezza giornata e mezza giornata la passavano all'interno dello stabilimento. Hanno capito i segreti di quello che sono gli elettrodomestici, i frigoriferi, le lavatrici e tutto quanto, e sono ritornati nel loro paese, hanno creato le loro attività ed oggi esistono ancora e soprattutto funzionano perché sono una necessità. Con la vostra attività voi siete una necessità fondamentale per questo paese, quindi credeteci, credeteci, perché sicuramente avrete un futuro straordinario. Grazie. Siamo in una scuola tecnica, quindi invece il peso della tecnologia quanto è importante in questo momento rispetto a quello appunto della progettazione dell'idea dell'intelletto umano? Beh, la tecnologia, se la usiamo bene, ci può solamente aiutare, come ci può aiutare anche l'intelligenza artificiale, che preoccupa tantissimo perché lo vediamo come un macigno che ci viene contro, però se lo si utilizza nel modo corretto può essere un sistema a volte ripetitivo, ma può essere un sistema che ci risolve dei problemi e ce li risolve immediatamente. Cioè a volte ci si trova davanti a dei problemi e non si sa come risolvere. Beh, l'intelligenza artificiale vi dà una grossa mano, ma non finisce lì, perché l'intelligenza artificiale è anche un sistema, perché ricordatevelo, senza marketing non si costruisce impresa. E questo è un sistema straordinario perché vi dà e vi può dare delle guide di marketing che vi serviranno certamente per il futuro. Allora, il tema della nostra chiacchierata, io sono andato un po' fuori dal seminato per la verità, perché avere qua un imprenditore come Guido Borghi mi induce a fare determinate domande, ma il tema era quello delle auto ibride, per cui almeno nella conclusione voglio chiedere una sua opinione su questa trasformazione tecnologica che sta occupando e sta interessando il settore dell'automotive, ovvero la trasformazione in auto ibride o in auto elettriche. Lei crede in questo tipo di trasformazione e soprattutto stiamo gestendo bene questo argomento? Ma insomma, credo che siamo un po' tutti preoccupati per le imprese italiane che rischiano di subire dei tagli importanti,
ma soprattutto perché non ne vediamo un futuro, cioè stiamo facendo qualcosa che indirettamente inquinerà il nostro paese. Ma sarà la scelta giusta o non sarà la scelta giusta? Io mi auguro che per il nostro paese e per il futuro ci possano essere delle soluzioni certamente green, ma che non creino problemi come creano problemi le auto elettriche. Io non ci credo, ma ahimè, forse non avrò il tempo di vederne la fine o di vedere l'inizio di qualche nuova attività. Grazie Guido Borghi, mi sa che sono rimasto giusto nei tempi, quindi niente nota e passo la parola a Vito. Vieni. Bene, prima la foto di Rito, anche tu, grazie. Grazie. Benissimo. E adesso abbiamo anche una bella sorpresina, facciamo la foto di gruppo. Prego, vai, preside. Vai. Vi presento Massimo Pozzi, Michele Della Torre, che sono i promotori del progetto A Scuola Come in Officina, che quest'anno caratterizza il nostro MAS, riparatori dei mezzi di trasporto, un progetto grandioso di collaborazione tra mondo imprenditoriale e mondo scolastico, che esemplifica proprio quella sintesi di alleanze strategiche di cui si parlava prima. Ringrazio i nostri ospiti e quindi il signor Pozzi desidera una mezza parola. Prego Massimo. Grazie, scusami, so che era fuori scaletta, sarò veloce, solo per dire che questo progetto ha potuto prendere piede non grazie a me, ma grazie a tutti i concessionari che in modo intelligente hanno partecipato e hanno voluto lavorare insieme per dare qualcosa a questi fantastici ragazzi. Solo una cosa veloce, il feedback che è uscito dai nostri capi officina che sono andati presso la scuola a fare lezioni è stato estremamente positivo, in quanti tutti hanno detto quanto questi ragazzi sono contenti e diciamo entusiasti e che hanno sicuramente una grossa preparazione e in futuro faranno grandi cose. Perciò grazie a tutti voi. Dagli. Per ringraziarla, signor Guido Borghi, le lasciamo anche un piccolo ricordo di questa giornata. Adesso invece abbiamo il balletto delle nostre classi di moda. Check
Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.
Ah, bene, bene. Preside, preside carissimo, ma si può proprio dire che spettacolo di scuola, eh? Bello questo spettacolo. Che spettacolo veramente. Bello, bello. Non se lo aspetta da una scuola tecnica e professionale, invece è così. Tutto. Adesso completiamo con il nostro coro. Io voglio il maestro, voglio Andrea, il maestro Caravati. No, stavolta è voluto, eh. Maestro, grazie, e vorrei che ti dedicassero un applauso per l'inno che mi ha commosso, veramente mi ha emozionato. Grazie il maestro Andrea Pillon. È aperto, sì. Buongiorno a tutti, che bello vedervi così numerosi. Devo però ringraziare per l'inno anche un'altra persona, non posso prendermi tutto il merito, perché l'ha scritto un collega per la maggior parte, quindi Armando Valentini, che è il maestro dei chitarristi. Non so dove sia, ma si merita un applauso. Sì, sì. Sento un capannello di miei studenti piuttosto rumorosi. Okay. Si stanno preparando i microfoni per un momento molto particolare che ha fatto tremare le pareti e i pavimenti della scuola negli ultimi mesi e lo farà anche nei prossimi mesi. Vedrete qualcosa che non è solito vedere nelle scuole. Un'attività molto specifica, quella della body percussion, ha impiegato tantissime classi. Potrete tenere il ritmo assieme a loro, per esempio battendo i piedi a terra. Mi fate sentire un secondo come battete i piedi al segno della mia mano? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, un'altra volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bravissimi, grazie, si stanno preparando. Vi chiedo di accogliere con un grande applauso il coro e i gruppi di body percussion. Qualcuno un po' timido, incoraggiateli. E dentro ancora. Thank you.
Bene. Siamo soliti richiamarci un piccolo istante prima di cominciare e compiamo un piccolo gesto che è questo che lo faccio vedere. Che se volete potete fare anche voi, core mostratelo, body percussion mostratelo, simboleggia un po' il nostro raccoglierci nel silenzio prima dell'inizio. Se volete fatelo con noi. Bravi ragazzi, grazie maestro, grazie ragazzi, grazie. E beh, come giustamente mi stavano facendo notare, i ragazzi, se ne motivi, parli il loro linguaggio, vedi come rispondono. Bravissimi ancora, grazie. Allora, preside, preside. Adesso facciamo. Grazie, ottimo ragazzi.
Grazie. Ragazzi, una festa oggi per i ragazzi in primis, Vito. E vuoi che debba dire che spettacolo di scuola? Eh? Bene, allora. Adesso sono passati 75 anni da quando questa scuola è nata. Lui non c'era, ma è una persona che vi ha dato molto lustro, a me molto cara, perché è la dimostrazione di come questa scuola e gli istituti tecnici in generale possano prepararti per diventare qualcuno in ogni ambito. Perché io, per esempio, in ambito umanistico, avendo una preparazione tecnica, mi sono trovato completo in diversi settori del mio mondo della comunicazione. Chi è che arriva adesso? Una grande sorpresa, un nostro ex studente, quindi dagli studenti di oggi ritorniamo agli studenti di un tempo. Invito a salire sul palco Antonio Marano. Vuoi dire chi è? Perché per me... Antonio Marano ha una funzione molto importante a tutt'oggi con la Fondazione Milano Cortina 2026, quindi le Olimpiadi che ci saranno. Salve Antonio. Antonio ha avuto una importante carriera nella politica, nel giornalismo, perché è stato sottosegretario al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, è stato il direttore di Rai 2 e tante altre cose, poi ce lo dirà lui. Commendatore! Commendatore! È stato un ragazzo dell'ITIS, come voi, perito plastico, diplomatosi a Varese nel nostro ITIS, nella nostra scuola, nella nostra sede, quella vista prima in fotografia, nel 1976. Quindi un ottimo risultato, una grandissima cortesia da parte sua essere qui con noi oggi. Io lo ringrazio moltissimo a nome mio personale e della scuola. Gli lascio subito la parola. Prima di tutto è un immenso piacere vedere che ci sono ancora, ogni tanto quando ci passo in macchina e in bicicletta davanti all'ITIS dico sempre è la mia scuola. Io ho fatto la quinta biplastici, io non so se c'è qualche alunno ancora della quinta biplastici, settore speciale. L'ITIS cos'è stato per me? Certamente una formazione importante perché ai miei tempi, oggi so che non è più così, era la scuola dei figli degli operai, devo ricordarlo. Nella crescita di allora eravamo quelli che dovevamo presentarsi per andare al lavoro. Io ho avuto la fortuna di poter incrementare un'altra attività, che è quella, sono stato il primo direttore di Rete 55, la vedevo prima qui nell'80. Prima la diretta. Infatti ho visto, poi ho fatto architettura, poi ho fatto i media e ho fatto tutto il resto, ma la cosa che mi piace di più è pensare ogni tanto, pensate che ancora oggi, ogni anno circa, noi facciamo ancora la cena della quinta biplastici, non ci siamo tutti ma ancora in 13, 14 con le mogli, che addirittura con i nipotini, facciamo ancora la cena di classe, proprio perché quel richiamo che c'è stato allora non c'è stato per esempio per l'università, però quel pensiero, quel ricordo per noi è stato strategico e importante. Cosa voglio dire? Non tanto ecco per la mia storia da direttore, vice direttore o da fondatore di Sky News, ma di quello che oggi sono per darvi un consiglio. Oggi io sono un dirigente di Milano Cortina 2026, Olimpiadi. Un evento importantissimo nel 26, dove il governo, le regioni, Fontana, ministro Giorgetti e altro ci stanno mettendo investimenti enormi. Cos'è la cosa che dovete fare? Aprire un corso di comunicazione sportiva. Cioè, voi non potete immaginare qual è l'indotto che porterà questo evento e portano gli eventi in generale sul territorio. La Bocconi e la Foscari hanno calcolato solo per la Lombardia 35.000 posti di lavoro nel 26, tutti giovani, oltre 7 miliardi di indotto. Ma la cosa che mi affascina di più è quello che sto vedendo da me adesso in fondazione, giovani da tutto il mondo, specialisti, professionisti, che lavorano come gestire i grandi eventi, come gestire gli eventi del turismo, dello spettacolo. È impressionante come ci sia una fortissima richiesta di professionalità, quindi quando si parla di comunicazione, di turismo, noi vediamo a Varese quando c'è le Tre Valli, quando c'è il canottaggio, quante migliaia di persone arrivano. Ecco, quello che sta mancando a livello industriale, a livello di servizio, è questo tipo di attività. Ecco, io penso che allargare a questi giovani anche questa conoscenza sia la costruzione di un futuro.
Grazie anche Antonio per i consigli. Aspetta un attimo, consigli molto preziosi. La scuola desidera omaggiarti con una targa commemorativa del tuo diploma da noi, ecco. Però nella foto voglio esserci anche io, visto che è lui che mi ha preso nel 75° anniversario di fondazione dell'ITIS di Varese, associato all'Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton, la comunità scolastica conferisce con sincera stima attestato di merito e riconoscimento professionali all'ex studente Antonio Marano, diplomato perito plastico nell'anno 1976. Grazie Antonio, grazie. Allora, aspetta, voglio la foto e la ripresa con Antonio, che nel lontano 1980, 40 anni e 40 chili sono passati. Grazie Antonio Marano. E allora io vi auguro davvero di poter intraprendere una carriera anche più brillante della sua partendo da questa scuola. Barbara Colombo, CEO di FICEP di Gazzada Schianno e presidente dell'UCIMU, una importantissima associazione di cui ora Barbara vi parlerà, è una imprenditrice del territorio, di una ditta storica. Buongiorno Barbara, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Barbara quindi è testimonial dell'imprenditoria, è una manager, una manager donna, quindi è fondamentale. Non l'ho detto prima, l'ITIS oggi è molto più al femminile di un tempo. Quando studiava Antonio Marano, le donne all'ITIS forse non c'erano neanche. 8 mi dice, 8 ragazze in tutta la scuola. Oggi siete molte ragazze, dal sistema moda, le biotecnologie e quant'altro. Ecco, sappiate che Barbara è una imprenditrice ad altissimo livello, quindi è anche difficile averla qui con noi perché so che spesso è in giro per il mondo e quindi fa ancora più piacere la sua presenza. Prego Barbara per un saluto. Grazie per questo invito, sono molto contenta di essermi unita a voi in questi festeggiamenti. Ringrazio il vostro preside perché, a parte questo invito che ho gradito moltissimo, sin dal primo momento in cui ci siamo conosciuti ha subito dato la disponibilità a collaborare sia con la FICEP di Gazzada, che io rappresento, e con l'UCIMU, che è l'Associazione Italiana dei Costruttori di Macchine Utensili, Robot e Automazione. Questo è importante perché abbiamo da subito creato un ponte, un collegamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Come sapete, le aziende del nostro settore fanno ancora oggi tanta fatica a trovare figure tecniche specializzate e quindi più si riesce a collaborare, a creare dei ponti con gli istituti tecnici, le università e gli ITS, più le nostre aziende hanno possibilità di sopravvivere nel futuro. La FICEP, due parole sulla FICEP e sull'UCIMU. La FICEP è un'azienda nata nel 1930, fondata da mio nonno e dalla mia bisnonna. Siamo quindi alla terza generazione e mezza e è stata fondata ormai siamo vicini ai 100 anni, è alla sede a Gazzada Schianno, vicino a Varese. Produciamo macchine utensili, macchine nello specifico che lavorano i profili d'acciaio e macchine per lo stampaggio a caldo. Il fatturato è sui 200 milioni di euro, abbiamo più di 600 dipendenti e nel mondo ci muoviamo con 17 filiali perché esportiamo più del 95% della produzione. È un'azienda che negli ultimi anni ha visto un crescente inserimento di giovani, negli ultimi 3 anni abbiamo assunto 85 giovani, molti che provenivano da istituti tecnici del territorio come il vostro. Abbiamo attivato dei progetti e dei programmi proprio dedicati ai giovani perché erano talmente tanti che dovevamo gestirli e ci sono dei programmi di formazione strutturati che durano circa 3 anni, per cui si prevede un progetto di formazione continua, della formazione specifica, un tutor nel momento in cui si entra in azienda e ad oggi abbiamo anche dei giovani che dopo pochi anni sono diventati caporeparto, sono diventati programmatori capi, abbiamo anche numerose donne, devo dire, che non c'erano in passato, ma oggi in officina e nei reparti di montaggio abbiamo 3 ragazze, negli uffici tecnici 4 ragazze e delle ragazze che fanno anche programmazione software. Quindi benvenga la nostra disponibilità a fare colloqui per il futuro. L'UCIMU invece è l'Associazione Italiana dei Costruttori di Macchine Utensili e Robot.
3 anni fa abbiamo fondato un'academy proprio per essere vicini al mondo della scuola e indirizzare anche gli istituti nei programmi di studio perché poi avessero uno sbocco nel mondo del lavoro. L'UCIMU oggi ha diversi progetti in corso. Beh, al di là del progetto che c'è con voi con Robo Games, so che la vostra scuola si è iscritta a questo progetto di UCIMU, per cui sarete messi in gara con altri istituti per fare un progetto di prototipazione di robotica nel mondo delle applicazioni industriali. Si occupa spesso in occasione delle fiere di settore di dare dei premi alle tesi migliori svolte nel nostro settore. Abbiamo anche dei programmi di visita per gli studenti nelle nostre fiere e una serie di attività che ci permettono di essere vicini sempre al mondo della scuola. Che dire, complimenti a lei perché le cose belle si fanno con le persone brave e lei è sempre stata dall'inizio una persona dinamica, entusiasta e quindi siete fortunati ad avere un preside come il professor. Grazie Barbara, gentilissima, le omaggiamo un riconoscimento. Grazie ancora Barbara, a tutta l'azienda, l'UCIMU e tutto quello che fate per i ragazzi e per la formazione. Lascio la parola nuovamente a Valentina, proseguiamo con il programma delle interviste e degli interventi. E allora Valentina, possiamo proseguire con la scaletta. Cosa abbiamo adesso? Che indirizzo? Adesso parliamo di un indirizzo molto articolato, meccanica, meccatronica e materie plastiche. Dove siete? Alzatevi! Eccoli là. E si sentono, eh? Questi ragazzi si occupano della progettazione di macchinari, di manufatti, utilizzando tutti i materiali e anche nuove tecnologie. Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, ovvero Marco Colombo, il sindaco di Daverio, che... Vieni qua che ti salutiamo, anche perché dovete sapere ragazzi, e questa è la cosa importante, domanda a sorpresa, la sua azienda ha compiuto lo scorso anno, azienda di famiglia, 100 anni, giusto? Esatto. Un secolo di storia, li porti veramente bene, però avete tanti giovani lì, a scuola di lavoro, non solo della famiglia, quante generazioni ci sono in quella... Quattro generazioni e già 8 nipoti pronti a entrare non a comandare ma a lavorare sodo. Perché si parte? Si parte dal nonno, si arriva mio padre e mio zio, 5 cugini, immaginate insieme, durissima, e adesso 8 nipoti. Quindi si parte dalla catena di montaggio e allora? Per farle le domande abbiamo con noi Daniele Centanin della Quinta Mec. E Max Castelnuovo di Radio Village Network. Buongiorno a tutti, ringrazio Marco Colombo e procedo subito con la prima domanda, ovvero quali competenze dovrà avere un neodiplomato in meccatronica? Beh, si sente? Meccatronica sembrerebbe qualcosa di sconosciuto, invece è il futuro delle nostre aziende. Parto al contrario, perché uno pensa alla progettazione, pensa alla manutenzione, io penso alla sicurezza. Penso alla sicurezza vedendo quello che è successo in questi giorni in Emilia-Romagna, quello che è successo a Firenze. Ecco, quando io leggo di realtà aumentata e quando leggo di tecnologia, giusto, legata anche ai dispositivi individuali da indossare, a tutto quello che è l'elettronica, penso proprio a quello. Non può succedere nel 2024 delle situazioni così a rischio nel nostro mondo, nel mondo del lavoro.
soprattutto per voi. Va bene, ha già toccato il tema della sicurezza, che era sicuramente un tema importante. Insomma, questi giovani che oggi studiano e che sono formati in azienda, ecco, come possono far emergere i loro talenti nel mondo odierno? Guarda, è attuale una cosa bellissima che è successo nel mio piccolo borgo, dove oltre a essere imprenditore sono anche amministratore. È nata Smart Valley. Uno dice, ma cos'è la Smart Valley? È un acronimo particolare, Space for Manufacturing Academy Research Tech and Transfer. Sto dicendo tutto e nulla, però lì si coltivano i talenti, perché se vogliamo avere successo nelle nostre aziende devono sbocciare, devono diventare chiaramente dei frutti importanti di successo e di evoluzione legati anche alla tecnologia. Ma dico anche un'altra cosa importante che mi sono segnato, che è importante. Noi come aziende e come imprese dobbiamo essere il vostro trampolino, ragazzi, perché il futuro è vostro, ricordatevelo. Un trampolino dove lavorare in fabbrica è un onore, diventa una sfida epocale, perché il vostro cervello deve essere collegato alle mani, alle falangi. Il cuore lo so che ce lo mettete, ma non è un disvalore essere degli operai, ricordatevelo. Bravissimo. Allora, andiamo un po' più nello specifico, nel settore per esempio della gomma e della plastica. Ecco, quali prospettive in un mondo sicuramente in evoluzione? Ma guarda, mi riporti a casa un'altra volta. Continental ha investito ad Averio, oggi porta 600 dipendenti. Marcus, che è l'amministratore delegato, è nato nell'Academy di Continental, quindi un'Academy generata come quel pazzo che forse è qua, che è il nostro Gabriele Caragnano, che anni fa ha pensato a Smart Valley. Ma se mi sposto di 20 metri parlo di Goglio Luigi Milano, e stiamo parlando di un'azienda leader mondiale nel packaging. Ma faccio un altro passo, Bodio Lonnago. I tappi del mondo, le capsule, si fanno in Italia. Macchi di Brunello ha creato un'eccellenza che noi ci dimentichiamo. La Tecniplast, questo è il nostro mondo. Noi dobbiamo salvaguardare queste imprese e essere al loro fianco. E voi, torno da voi ragazzi, siete il futuro per costruire innovazione grazie alla tecnologia. Sì, è proprio in questo settore. Possiamo dire, Sindaco, che Varese, la provincia di Varese, ha davvero tante chance, tante alternative per gli studenti che affrontano questa storica settore. Le alternative sono molteplici. Penso all'aerospaziale, penso a Leonardo, che il business plan prevede il raddoppio del fatturato in 3 anni. C'è fame di conoscenza, c'è fame di engineering, c'è fame di tecnologia, c'è fame di rimettere le mani sul pezzo, perché il pezzo è quello che nasce dalle vostre mani futuro, perché voi lo pensate, usate l'intelligenza artificiale, ma non dimenticate l'intelligenza artigianale. Questo è importante, ragazzi, perché da lì sono nate le nostre aziende come quella di Giovanni Borghi, Ignis. Noi siamo figli di quella storia, ma dobbiamo costruirne un'altra, perché la lotta è globale, ma noi non dobbiamo lottare contro le altre economie, dobbiamo ricreare la nostra. Sì, credo che nei minuti a disposizione abbiamo un po' risposto alla domanda iniziale di Daniele. Ok, di Daniele. Approfondendo un po' tutto il tema di questo indirizzo storico del Newton, perché sicuramente è partito tutto da lì, adesso abbiamo sentito poi anche tanti altri indirizzi, ma questo, come andiamo in conclusione, insomma, è sicuramente un'eccellenza per la nostra provincia, per l'Italia, per il Made in Italy, ma anche a livello mondiale. Insomma, sappiamo che in futuro in questo settore particolare
ha molto da dire. È una sfida sicuramente europea al 100%. Green Deal, tutti questi acronimi, sto studiando 41 pagine solo da un'associazione di categoria, ne avrò altrettante da tutti dove arrivano degli input precisi. Però non parlo di buon senso, parlo di logica, perché il futuro si costruisce con logica. Io posso tappezzare i nostri prati, i nostri campi con fotovoltaici, ma no, da un campo di fotovoltaico non nasce più un frutto. Usiamo i tetti delle nostre aziende, torniamo a usare le aree dismesse. Smart Valley sta nascendo su un'area che doveva morire e oggi è il vero campo, il campo dell'intelligenza, del vostro futuro. Mettetecela tutta, ragazzi, perché le nostre aziende si stanno impegnando, ma senza di voi il futuro assolutamente non sarà roseo. Va bene, credeteci, il futuro è vostro. Grazie. Allora, si sente. Mi fa piacere, caro sindaco, che hai usato un termine che ho coniato un paio d'anni fa, scherzando, e che vedo che ha preso molto piede, perché l'abbiamo visto a Milano alla Fiera dell'Artigianato. Ragazzi, come ci hanno insegnato le storie che abbiamo ascoltato, anche quella di Borghi, è bene avere l'intelligenza artificiale, ma qui la cosa più importante che nel mondo si sognano è la nostra intelligenza artigianale. Quella non ce la ruba nessuno, perché possono copiare tutto, magari fare anche i tuoi salumi meglio di te, ma non possono copiare la nostra storia, come quella che stiamo celebrando oggi. Grazie Marco. Per ringraziarla le lasciamo questo piccolo ricordo. Per me. Allora, quanti punti mancano? Non molti, non vi preoccupate. Ok, dico parliamo adesso? Adesso parliamo della formazione di ragazzi, o meglio, adulti e alunni BES. In particolare per garantire a tutti la possibilità di accedere all'istruzione della scuola secondaria di secondo grado. Per parlarne oggi abbiamo con noi l'onorevole Paola Frassinetti, che invitiamo a salire sul palco. Ragazzi, chi deve seguire l'onorevole e poi intervistata da? Intervistata da Fabrizio Gallo, no. Teresa Santa Croce. Andrea Confalonieri. E dal giornalista Andrea Confalonieri di Varese Noi. Grazie. Bene arrivata. E adesso vi ascoltiamo. Andate nei vostri banchi di scuola. Torniamo a scuola. Il microfono, perfetto. Buonasera, grazie per la sua disponibilità. Le porgo subito la domanda. Il nostro istituto è una comunità davvero molto ampia, circa 2.000 persone tra studenti, docenti e personale amministrativo o tecnico ausiliario. E fornisce alla comunità fino a 15 ore al giorno di attività didattico-formative articolate in corsi diurni e corsi serali. La nostra scuola, infatti, può contare sulla consolidata realtà dei corsi di istruzione per gli adulti, che vanta oltre 200 alunni che per provenienza, motivazioni e obiettivi compongono uno spaccato molto eterogeneo. Per alcuni di essi, infatti, si tratta di un ritorno sui banchi di scuola in età adulta per aprirsi a nuove occasioni ed esperienze lavorative o migliorare e crescere professionalmente. Per altri, i più giovani, i nostri corsi rappresentano la possibilità di un riscatto e la concreta occasione di ottenere un diploma, perché si rendono conto di quanto rappresenti uno strumento indispensabile per entrare nel mondo del lavoro. Considerata quindi l'importanza e la centralità strategica che questi corsi rappresentano all'interno della nostra comunità,
e viste le indicazioni introdotte col decreto del Presidente della Repubblica 263 del 2012, che ha interessato i centri provinciali per l'istruzione degli adulti e le scuole serali, vorremmo chiedere al Vice Ministro se si intravedono all'orizzonte novità inerenti all'istruzione degli adulti. Grazie. Grazie, innanzitutto volevo salutare il preside e i ragazzi. Io sono stata in visita a questo istituto, mi ricordo che i ragazzi mi hanno riservato una bellissima accoglienza, ricordo dei laboratori bellissimi, le ragazze che mi hanno anche regalato un mantello fatto da loro, insomma una scuola bellissima che per fortuna una realtà che ho potuto toccare con mano, cioè visitandola, andando a trovare questa realtà. Ma la domanda che intanto porto i saluti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è ovviamente il ministero competente per tutte le scuole superiori, dall'infanzia alle scuole superiori, e per quanto riguarda i corsi che riguardano l'educazione degli adulti, noi stiamo puntando molto su questi corsi per due ordini di motivi. Il primo è quello che sicuramente col calo demografico in atto bisogna potenziare, secondo noi, questo tipo di istruzione che deve essere del tutto complementare e inserita nell'istruzione, diciamo, tout court dei ragazzi. Quindi questo è un dato importante. Poi crediamo che sia anche un modo di integrazione. Ci sono anche tanti adulti stranieri che con questi corsi si integrano e imparano anche la lingua italiana, quindi benvenga. E benvenga anche per un discorso di occupazione, perché tutti sanno che c'è un problema molte volte di disoccupazione in età adulta che può essere rafforzato, potenziato, può essere un grande aiuto quello di effettuare questi corsi propedeutici proprio anche all'occupazione. Sottosegretario, buongiorno. Allora, io prima che da giornalista sono qua da ex studente dell'ITIS, esattamente come Marano, dopo Marano, sono anch'io perito in materie plastiche, faccio giornalista dal 1999 professionista e ho limato, fresato, fatto aggiustaggio, chimica, e quindi credo che a quest'età, la vedo su di me e magari c'è l'esempio anche di Marano, non sai ancora esattamente qual è la tua vocazione e poi dopo ci può essere spazio anche per la passione, per un sogno, per qualcos'altro. Le chiedo, la scuola e magari l'ITIS che tempra di più rispetto ad altri studi umanistici come i suoi, dà un percorso netto, preciso a tappe forzate o quanto spazio lascia per poter arrivare anche in altri settori, in altri ambiti? Io credo che lasci tantissimi spazi, così come è congetturata la scuola ad orientamento tecnico in questo momento. E, diciamo che il nostro obiettivo, l'obiettivo del Ministero è proprio quello della qualifica dei diplomi e puntiamo anche molto sull'orientamento. Credo che un buon orientamento determini delle scelte che poi possano dare consapevolezza e sicurezza sia ai ragazzi che alle loro famiglie, perché abbiamo la piaga della dispersione scolastica, cioè l'abbandono, il fatto che molti lasciano soprattutto al sud, ma in tutta Italia purtroppo abbiamo una percentuale alta di dispersione scolastica. Come facciamo a frenare e a sconfiggere questa dispersione scolastica? Sicuramente qualificando i percorsi, sicuramente lasciando anche una libertà di scelta in spazi che siano determinati, qualificati e con un buon orientamento. Quindi io penso che la scuola troppo settorializzata, che o fai questo o sei fuori dai binari, non esista più. Almeno noi lavoriamo per questo. Grazie, le chiedo un'altra cosa perché sono sottosegretario all'istruzione e le chiedo, c'è un disegno, si sta parlando in Senato di far pesare di più il voto in condotta anche in vista dell'esame di Stato,
ci sono stati episodi di bullismo, ne abbiamo parlato, c'è stato un accoltellamento a Varese di una studente, di una professoressa, a parte di uno studente. Ecco, state cercando degli strumenti per far valere di più, insomma, delle regole, o magari prima bisogna andare in classe e fare prevenzione? Volevo chiedere come si sta comportando il governo su questi argomenti. Sì, il governo si sta muovendo per tutelare le persone che vengono magari attaccate. Ci sono stati dei brutti episodi contro professori, contro dirigenti scolastici. La reintroduzione del voto in condotta, però, ecco, diciamo che per essere veramente penalizzati bisogna prendere 6, cioè ragazzi, dovete veramente fare delle cose terribili, quindi non preoccupatevi. Cioè non è che il voto in condotta noi lo rimettiamo con un intento punitivo, ma con un intento protettivo verso soprattutto la classe docente, che deve essere serena e non può andare ad insegnare con episodi di violenza. Quindi io credo, e partirà martedì l'iter in aula al Senato, che sia stata una decisione del Ministero molto oculata e con molto consenso da parte degli italiani. Chiedo scusa perché la domanda la devi fare tu e non io. Infatti. Allora. Nel decreto legislativo 66, novellato dal 90, è prevista la formazione obbligatoria di 25 ore per i docenti dei consigli di classe, dove sono inseriti alunni con disabilità, una buona occasione per sensibilizzare tutti i docenti verso una visione di una scuola inclusiva di qualità per tutti, avviando anche l'idea di una formazione che da tutto dovere si faccia dovere per la professione del docente. Lei cosa pensa a riguardo? Condivide questa visione? Sì, la domanda è per il sottosegretario, aspetta. Grazie, scusami. Io se mi date non ho capito la domanda, non l'ho proprio sentita, se mi date il foglietto. Ah certo, parliamo degli alunni con disabilità. Noi crediamo nell'inclusione degli alunni con disabilità. L'Italia è molto avanti, siamo la nazione che si occupa di più di questa problematica. Noi crediamo soprattutto che ci vogliono dei bravi insegnanti di sostegno. Noi crediamo soprattutto che l'insegnante di sostegno debba rimanere con il ragazzo, con la ragazza, almeno 3 anni. C'è questo continuo cambiamento. Per un ragazzo che ha delle fragilità può essere davvero deleterio. Quindi questo è un governo che per la prima volta ha dato modo agli insegnanti di sostegno di dover stare 3 anni assieme al ragazzo che loro guidano verso l'integrazione, verso l'inclusione più totale. Grazie. Grazie. Oh, benissimo, benissimo, grazie. Ti sei fatto bruciare la domanda, grazie, grazie. Allora, aspetti, venga qui. Questo è per lei, per ringraziarla di aver partecipato. Sì. Prese la cartolina con la nostra scuola, con l'annullo filatelico, che è importante, anche un valore economico. Benissimo. Io, oltre a questi 2 regali, conservo ancora un regalo che mi hanno dato i ragazzi, che è una piccola chiave inglese fatta da loro, che ho nella mia scrivania al Ministero. Grande simbolo. Grazie. Grande simbolo. Grazie. Grande allora. Avete visto, ragazzi? Grazie mille. Bene. A che punto siamo della scaletta? Abbiamo quasi finito. Non manca molto. Vi presento l'ultimo indirizzo, ovvero elettronica ed elettrotecnica. Questo indirizzo è per tutti i ragazzi appassionati al mondo della tecnologia, ma anche della robotica e dello sviluppo appunto in questo campo. Quest'oggi come ospite abbiamo Federico Silvestri, il direttore di Il Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto.
Ciao Federico, benvenuto. Buongiorno. Mentre per intervistarla abbiamo il nostro ragazzo della Quinta Ele, Alessandro Spaziani. Beh, tutti i parenti tuoi, e gli ultras qui. E il direttore di Rete 55, Matteo Inzaghi. Bene arrivati. Allora, accomodati, torna a scuola Federico. Dovete sapere che questo signore, queste sono storie vere, no? Nel, cos'era? 2010 mi ha dato l'opportunità. Io sono cresciuto e sono tornato vicino a Rete 55. Come ha detto, tutto torna alla fine. Grazie ad Antonio Marano ho iniziato, poi ho passato il testimone, ho salutato Matteo Inzaghi, che adesso in questi anni sto ritrovando, e mi ha permesso di esordire in Serie A Federico Silvestri, che mi ha portato nell'agenzia CNR e poi AGR. Grazie Federico. Come vedete, da Varese si può partire per sognare anche situazioni nazionali dal punto di vista professionale. È veramente un orgoglio, perché io vedo qua non degli amici ma delle persone che danno opportunità, e sono tra l'altro quelle che cercano i nostri ragazzi. Allora, innanzitutto grazie per la vostra disponibilità. La domanda che volevo fare è, secondo lei, grazie all'evoluzione tecnologica all'interno della nostra società, potranno anche aumentare i posti per noi periti elettronici? Buongiorno a tutti, intanto grazie, è bellissimo vedere così tanti ragazzi in una, diciamo, anche mattinata impegnativa oltre che una festa. Comunque rispondo alla domanda, sicuramente credo che non mi viene in mente un momento più favorevole di questo per il vostro indirizzo, e tra l'altro non è soltanto un momento favorevole per voi, che tra poco cercherete di mettervi nel mondo del lavoro, ma è un momento in cui credo che il nostro paese ha bisogno di voi. Perché credo che uno dei più grandi problemi di cui stiamo cercando di occuparci è il fatto che in questo momento c'è un mismatch, cioè uno scollamento tra quello che serve alle nostre imprese, che sono il motore del paese, e quello che i ragazzi cercano immettendosi nel mondo del lavoro, cioè la disoccupazione o comunque la ricerca del lavoro non si parla con il fatto che le imprese cercano delle persone che hanno delle competenze, per esempio come voi. Quindi è importantissimo, come dire, cercare di essere sempre attenti nella vostra formazione, anche a capire come è possibile cercare le opportunità di lavoro, non solo quelle prossime, ma in base a quello che voi volete fare. No, quindi voi avete una formazione tecnica, oggi dico soltanto una parola, intelligenza artificiale, ma non è solo quello, cioè è il mondo dell'industria che chiede professionalità come le vostre, è il mondo delle telecomunicazioni, potrei fare tanti altri esempi, quindi sicuramente mi verrebbe da rispondere alla tua domanda in conclusione con una domanda, e cioè: ma voi cosa volete fare? Ognuno di voi naturalmente, no? Perché comunque credo che questo orientamento professionale di opportunità ve ne dà tante. Io mi inserisco proprio da qua, tanto complimentandomi con Newton, con il suo dirigente e con tutti voi, perché questa è una mattinata che segna in maniera molto riaffermata il cambio di paradigma tra una istruzione tecnico-professionale e un altro tipo di istruzione che prima vedeva molte più barriere. Oggi c'è una rivendicazione di orgoglio che io trovo assolutamente meritoria e da sottolineare. A Federico però vorrei chiedere anche altro, cioè proprio in nome e per conto di questo cambio di paradigma, in che misura credi che sia necessario portare avanti anche dal punto di vista della ispirazione la necessità di investire in istruzione tecnico professionale. Insomma, una visione della scuola un po' più pratica. Un tempo, quando io ho fatto la scuola,
era netta la distinzione tra mondo della scuola e quello che sarebbe venuto dopo, come se fossero due pezzi di vita talmente separati da non doversi per forza conciliare troppo presto. Oggi guardare un po' più avanti fa bene, poi nello stesso tempo deve sposarsi in qualche modo con le inclinazioni individuali, perché altrimenti troppo rischia di essere sacrificato. Ecco, dove si trova, diciamo, l'equilibrio tra questi due aspetti, quello di seguire una propria vocazione e quello invece di conciliare la propria vocazione con ciò che c'è e ciò che serve? Ma anzitutto credo che, diciamo, soprattutto negli ultimi anni le scuole professionali, come dire, abbiano conquistato l'attenzione e sono protagoniste insieme ad altri corsi di studi che magari nel passato evocavano un posizionamento, ma oggi invece, come dicevo, è addirittura una necessità del Paese quella di potenziare l'accesso e anche la profondità di formazione di questo tipo di scuole. Io credo che è un percorso che si stia già facendo, poi no, naturalmente non basta mai, però alla base c'è naturalmente l'inclinazione e la disponibilità delle persone a costruirsi dei percorsi, no? Quindi la scuola ha il compito di formare, ma ciascuno di noi ha il compito di decidere che tipo di strada vuole per se stesso. Abbiamo sentito qui delle storie di colleghi che sono partiti con un diploma tecnico, poi nella vita hanno fatto tutt'altro, addirittura professioni giornalistiche che hanno a che fare con il mondo della comunicazione. Così come cito l'esempio di chi magari aveva un diploma tecnico nel passato, il mondo che io conosco, e che magari mettendo insieme due transistor ha fatto una radio che oggi ci ascoltiamo tutti i giorni. Cioè, quindi dipende che vita si vuole. Se uno vuole una vita tranquilla, prende il suo diploma, ci sono le imprese che vi aspettano, non solo in questo territorio evidentemente. Se uno invece ha, come dire, visioni diverse, naturalmente va verso una vita in cui non si finisce con il diploma di studiare. Si studia tutta la vita, ci si sacrifica tutta la vita, si è disposti a muoversi, cioè è l'attitudine al sacrificio. Quindi io credo che queste scuole ti diano delle competenze tecniche da una parte, ma anche, come dire, di approccio al mondo del lavoro, mi viene da dire, alla vita. E poi non c'è niente di giusto e di sbagliato, c'è solo un tema di aspirazioni. Quindi in base alle aspirazioni ognuno deve trovare la sua strada. Però non c'è dubbio che, e questo è credo il grande passo avanti, oggi un istituto tecnico è perno del sistema di formazione di questo Paese. E credo che ci sia tutto l'interesse da parte delle istituzioni, ma voglio dire una cosa forte e chiara. Questo interesse deve esserci da parte anche del mondo delle imprese. Sono le stesse imprese che cercano le professionalità che devono sostenere dei percorsi formativi come questi. Quindi, così come io dico ai ragazzi, non state lì ad aspettare il lavoro, così dico alle imprese, le professionalità bisogna andarsene a cercare, bisogna sostenere le scuole di formazione. E per chiudere il cerchio, visto che hai parlato di una formazione continua, sembra di sentir parlare il vecchio leone Alfredo Ambrosetti, che insiste sempre sull'aggiornamento che non ha mai fine, fino alla fine dei nostri giorni siamo costretti o comunque incoraggiati a formarci. Secondo te, fatto cento alla platea degli studenti e dei posti di lavoro, oggi c'è più bisogno di tecnici, diplomati e subito operativi, o c'è bisogno di ingegneri, quindi quella parte in più che comporta anche una visione? Ma io penso che, dovendo rispondere su due piedi in maniera sintetica, credo che c'è più bisogno di tecnici, anche perché, diciamo, poi bisogna vedere a cosa serve una laurea in ingegneria, no? Quindi in funzione di nuovo delle aspirazioni, potrei citare ad esempio la situazione che c'è in India, no? Perché cito l'India? Perché oggi l'India è il paese con la crescita più esplosiva, credo, del mondo, no? Quindi quello che era nel percepito la Cina fino a poco tempo fa, oggi è l'India.
Andatevi a vedere una statistica, quanti ingegneri produce l'India ogni anno, e vedrete che se facciamo un discorso globale non c'è partita. Non c'è partita perché dal punto demografico l'India schiaccia tanti altri paesi, sicuramente il nostro, perché hanno un accesso a quel tipo di formazione senza, diciamo, tutta una serie di vincoli come noi possiamo avere. Questo lo dico acriticamente, però è la realtà dei fatti, ma per come è fatto il tessuto delle imprese italiane è molto più utile avere delle competenze tecniche come una scuola professionale può fornire. Poi, per carità, c'è anche un'incidenza di ingegneri, però credo che tutti i ragazzi che sono qui in platea sono potenzialmente oggetto dell'interesse delle imprese che non possono funzionare senza di loro. Grazie. La parola a voi, perché adesso abbiamo una Valentina. Vorremmo lasciarle questa per ringraziarla per essere stato nostro ospite oggi. Allora, c'è un cambio in scaletta, tra l'altro fate la foto col preside mentre ti consegna la pergamena. Ok, Teo di qua. Allora, Federico, rimani qui per favore. Accomodati ancora. Facciamo la foto, è vero, non l'avete fatta. La foto di Rito. Ok, Federico, accomodati. Federico, sì, cambio di posto. E adesso il ministro Giancarlo Giorgetti, che gioca in casa praticamente. Benvenuto. Ministro, benvenuto e ciao, bentrovato. E soprattutto che bello avere a che fare con i giovani, perché ce lo ricordiamo dai tempi del nostro Varese, tutto il vivaio, il settore giovanile, adesso ci troviamo in un vivaio di speranze professionali. Ti lascio a Matteo Inzaghi e al direttore generale Sole 24 Ore, Federico Silvestri. Bene, rieccoci. Tanto è un onore, come sempre, incontrare il ministro che, oltre ad avere importantissimi ruoli di governo, è anche molto molto attaccato a questo territorio e quindi in occasioni così non manca, così come non è mancato ieri nello splendido evento sportivo del canottaggio. E tante riflessioni sono state formulate, ministro, oggi, e io insisto su quel cambio di paradigma. Io sono cresciuto in un'epoca in cui dovevi scegliere tra liceo e istituto o istruzione tecnico-professionale, e francamente lo snobismo ci ha sempre messo un po' la coda, anche a costo di pentirsene poi. Oggi è evidente dalla narrazione che qualcosa è cambiato anche per necessità, però siccome sto parlando con un esponente di governo, penso che tutto debba partire anche dalla capacità di cambiare passo alla narrazione dal punto di vista degli incentivi, dal punto di vista degli incoraggiamenti, dal punto di vista di tutto ciò che struttura di più e meglio ciò che serve alle imprese. Allora il governo in questo momento cosa può e cosa deve fare? Allora innanzitutto grazie al preside che mi ha invitato, grazie per aver creato questo momento anche di orgoglio dell'istituto, perché questa è una cosa molto importante. Sono iniziative come quella del torneo di basket tra scuole che secondo me servono moltissimo qui a Varese. E quello che devo dire è questo, che il mondo sta cambiando e stiamo vivendo una totale rivoluzione. Se si pensa quando è nato l'ITIS 75 anni fa, era il periodo in cui dopo la guerra questa provincia ricominciava e si metteva in moto, aveva bisogno appunto di persone che entrassero nel sistema produttivo, un certo tipo di sistema produttivo che ha fatto la fortuna e la crescita economica della provincia di Varese. Ora, quello che sta avvenendo è un'altra rivoluzione. Non c'è ancora una guerra, non ci sarà una guerra, speriamo, però quello che noi leggiamo nelle dinamiche economiche globali richiede sempre nuove professionalità, la capacità di essere sempre aggiornati, e soprattutto la necessità che il sistema della formazione sia sempre prossimo al sistema della produzione. Ho sentito prima, secondo me, delle parole molto corrette e molto giuste.
lo Stato sì deve occuparsi dei docenti, di organizzare la scuola, ma quelli che sono poi coloro che utilizzano le risorse formate dalla scuola devono stare vicino al sistema formativo. Chiedevo prima al preside, ma gli attrezzi, queste le attrezzature, chi le dà? Le paga lo Stato o le pagano le imprese? Qui le paga fondamentalmente lo Stato. Ci sono altre realtà del paese dove magari il sistema delle associazioni si fanno promotori di fornire quelli che sono oggi magari degli attrezzi anche molto costosi per creare questo tipo di formazione. Quindi questa dimensione è una dimensione fondamentale affinché la risposta e la formazione sia sempre al passo con la domanda. Poi è vero, cioè noi siamo figli, le nostre generazioni sono figli dello snobismo, per cui andare all'istituto tecnico ci andavano quelli che magari non avevano la, diciamo, nemmeno la speranza, la possibilità economica per andare all'università. Io sono uno tra quelli, e però oggi, se uno ci pensa bene, lo stipendio di ingresso probabilmente è molto più alto per uno che esce dall'istituto tecnico rispetto a uno che fa un percorso di natura classica, umanistica, fa università e finisce chissà quando e entra a dei livelli di salario inferiore. Quindi è cambiato tutto e cambia la scuola, ma cambia, deve cambiare anche il sistema produttivo che parla con la scuola, secondo me. Ma intanto volevo condividere, magari qualcuno lo sa o molti lo sanno, però il ministro che c'è qui oggi, al di là delle opinioni politiche di ciascuno, è un ministro che tutti dicono la stessa cosa, cioè che è bravo, ma non penso che... No, è vero, ma non penso che è una cosa casuale, cioè io penso che è frutto poi di un impegno che deve essere sempre costante. Quindi la cosa che io volevo chiedere al Ministro, abbiamo parlato del fatto che ci deve essere un triangolo, cioè la scuola che forma i ragazzi, le istituzioni che accompagnano questa formazione, ma anche il mondo delle imprese che è interessato a contribuire a questa crescita. Quindi, poiché noi siamo interessati alla crescita del nostro paese, è un sistema che all'estero già esiste, questo tipo di sistema di collaborazione, cosa dobbiamo fare noi per adeguare il nostro paese e farlo diventare ancora più competitivo? Allora, il punto di partenza, oggi è anche la giornata del Made in Italy, che può dire poco ma vuol dire anche tanto, nel senso che io dalla mia esperienza, oggi faccio il ministro dell'economia e delle finanze, ho fatto però il ministro dello sviluppo produttivo, sostanzialmente delle attività produttive, delle imprese, dell'industria, e lì ho imparato una cosa, girando il mondo, che tutti quanti cercano l'Italia e tutto ciò che è il prodotto italiano perché è sinonimo di bello e di buono. Partendo da questo, noi dobbiamo sapere che questo bello e buono da qualcosa deriva, certo, dalla natura che ci ha offerto un paese bellissimo, ma probabilmente anche dalla nostra capacità di fare e di inventare, che è proverbiale, che tutti in qualche modo ci invidiano e ci copiano. Detto questo, è però assolutamente vero che lo sviluppo economico, la crescita economica la fanno soprattutto le persone che lavorano, gli imprenditori e i lavoratori che lavorano insieme all'impresa. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai, perché molto spesso pensiamo che sia lo Stato, siano i decreti legge che fa lo Stato, siano le leggi che fa lo Stato quelle che poi fanno il risultato. La mia esperienza vissuta in mezzo a tante realtà produttive è propriamente questa qui. Poi noi ci dobbiamo mettere del nostro. Io ho sempre uso questa immagine. L'operaio specializzato bresciano è il soggetto più produttivo del mondo, non ha paragoni. Probabilmente lo stipendio non è altrettanto adeguato, e questo è un altro tema che ovviamente ci dobbiamo porre e che in qualche modo fa riferimento all'aggravame di debito che lo Stato italiano ha addosso, che deve sostenere, deve mantenere. E quindi ogni volta che noi facciamo debito nuovo dobbiamo fare debito buono. Il debito buono è tipicamente quello che è associato alla dimensione della formazione e dell'educazione, che sono strettamente correlate. Ultima domanda, poi liberiamo il Ministro e lo lasciamo ai suoi tanti compiti. Ha citato lo stipendio e dobbiamo guardarci in faccia e ricordare che a due passi c'è la Svizzera con stipendi ben diversi. Il governo se ne sta occupando,
questi enti, sappiamo, comune, provincia, regione, conoscono molto da vicino il problema, e devo dire che secondo il mio modesto parere Il terzo va. Stavo facendo forse una domanda compromettente, ma non credo. Dico che per tanti anni il problema dei frontalieri è stato abbastanza estraneo a una parte d'Italia più distante dalla nostra. Adesso mi sembra che le distanze siano state almeno culturalmente colmate, però resta questo gap che è difficile da ripianare. Al di là delle possibili compensazioni in busta, l'idea che un operaio di qui non venga attratto dal compenso di là è francamente utopistica. E allora come se ne esce? Perché l'impressione è quella di un paese che continua a formare bravi operai, competenti lavoratori, che poi qualcun altro non aspetta altro che portarci via. Ma allora, innanzitutto tu parli dai frontalieri, ma non c'è soltanto il tema dei frontalieri, c'è tutta l'alta formazione di migliaia, decine di migliaia di ragazzi formati anche a costo della finanza pubblica, diciamo così, che poi decidono di andare altrove perché altrove hanno più possibilità di carriera e remunerazioni superiori. Quindi questo è un tema che ci siamo posti, che ci stiamo ponendo, però non può essere semplicemente lo Stato, ma ribadisco, anche il sistema delle imprese deve in qualche modo fare squadra, essere consapevole che bisogna creare le situazioni e le occasioni affinché qui questi ragazzi, questi giovani possono avere possibilità di creare il futuro, ed è fondamentale. Se noi andiamo a vedere, facendo un ragionamento ragionieristico, quanto spende lo Stato italiano per formare laureati che poi vanno a produrre ricchezza all'estero, uno dovrebbe in qualche modo farsi delle riflessioni. Ecco, dobbiamo cambiare paradigma, non è più quello del 1949, non è più quello del 1979, e nel 2024 dobbiamo, diciamo così, cominciare a ragionare in modo diverso. Direi di finire qui, perché quando si arriva alla quinta e alla sesta ora i ragazzi non ce la fanno più, ma non ce la facciamo più anche noi. Ho anche insegnato per qualche mese, quindi so bene come funziona. E sono stati veramente bravi. Grazie, grazie, grazie. Questo è per lei. Abbiamo anche la cartolina della scuola con un anello filatelico anche di valore economico dietro il contratto. Ah, sì, lo potevo andare io. Adesso le poste vorrebbero omaggiare te, il sottosegretario. Le poste italiane, prego l'onorevole Frassinetti anche per favore qui con noi per avviarci alla conclusione. Prego, venite un po' più in mezzo. Prego ministro, qui. E quindi a conclusione ringraziamento, le poste desiderano omaggiarvi. Buongiorno a tutti, sì, rinnovo l'invito e vi ringrazio tantissimo per questa occasione. Oggi, come vi ricordo, celebriamo qui 75 anni dell'Isis Newton, siamo molto molto orgogliosi, ci sarà la nostra postazione dalle 14.30, quando c'è un evento così importante da celebrare come questo, che racconta una storia longeva, una storia molto antica, Poste Italiane è sempre presente perché racconta una storia passata che in realtà raccontiamo e vogliamo mangiare oggi e che rimarrà nel futuro, perché questo annullo, ricordiamo, finirà la sua storia, ma non la finisce in realtà, presso il Museo Storico della Comunicazione Postale di Roma. Tra l'altro oggi è una ricorrenza ancora più particolare, perché Giornata Nazionale del Made in Italy, verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo celebrativo, quindi ancora una festa, insomma, più ampia. Quindi ancora grazie ministro.
Bene. Foto. Grazie, grazie anche a Poste Italiane. Ciao Matteo, ci vediamo dopo. Allora Preside, siamo in chiusura. E il microfono è lì. Il microfono è lì. Ragazzi, bravissimi siete stati. Bravissimi, bravi, bravi, bravi. Ci hanno seguito con tanta attenzione. Siamo in chiusura, signori. Allora, Preside, allora, io devo, ragazzi, dobbiamo fare il nome di tre persone per i quali vi chiederei un applauso. Allora, è una catena, è a ottobre, Roberto Meoni mi manda da professor Nino Di Franco che mi porta dal preside che non mi richiama, ma anzi mi chiama a stare qui. Queste tre persone hanno messo in piedi tutto, grazie, grazie, buon compleanno! I ragazzi, i professori possono andare, se accendiamo le luci permettiamo di andare. C'è il coro con gli inni, così. Il coro conclude con i suoi inni, ragazzi, dopodiché gli ospiti, se vogliono, si possono fermare per un aperitivo di saluto. Con il coro completiamo. Veloci, veloci, dai, dobbiamo chiudere. Di ragazzi come noi, docenti e bidelli, i nostri eroi. Ecco il dirigente che arriva e che farà, si unirà a noi, al nostro coro. Tutti canteremo insieme con sincerità, quel che il cuore ci sussurrerà. Tutto è qui, dentro di noi, il cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. Chiudono è qui, dentro di noi, il cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. Oggi di studiare proprio voglia non ne ho, strappo un foglio e faccio un aeroplano. Che nel cielo azzurro i miei sogni porterà, più in alto di una stella arriverà. Newton è qui, dentro di noi, il cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. Newton è qui, dentro di noi, il cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. Prof, ti prego, basta, siamo tutti capo. Mentre fuori splende il sole, ognuno fa quello che può. Lacrime e sorrisi tra i banchi e i corridoi. Guarda che amicizia e amore sono nate tra noi. Il futuro è solo incerto, cosa mai ci porterà. Quel che abbiamo costruito sempre ci accompagnerà. Perché? Chiudono è qui, dentro di noi, il
cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. L'unione è qui, dentro di noi. Il cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. L'unione è qui, dentro di noi. Il cuore lo dice, tanto felice di stare con voi. Non è vero, ancora penso di... Ma abbiamo finito? Sì. È questo.